Oggi completamente caotica la puntata, anche perché è la prima volta che qui su dai canali di Twitch Elysium, o meglio Elysium TV, sta funzionando. Tony, controlla un attimo. Sì, penso che stia funzionando, sì. La controllerò. Funziona perché, essendo la prima, non vorrei fare figuracce di star parlando da solo. In realtà sto facendo un discorso di nazione, regioni unificate, tipo. Non è un discorso alla nazione in regioni unificate, è un discorso alla nazione su Facebook che le reti decidono di unificare, è diverso. Perfetto, ottimo, mi sembra giusto. Però c'è questa lamentana che si lamenta, se no non va bene. Comunque io vi saluto dai Navigli, perché ho l'aperitivo, come vedete. È l'acqua del Po, quella. Acqua del Po purissima, non vedi com'è bella verde? Verde Padania proprio. Verde Padania, esattamente. Abbiamo cominciato benissimo comunque questi live. Allora, già, potuto a sfondo politico, ok, mancano ancora minoranze etniche e religiose. Dacci 10 minuti. Vabbè, sì, 10 minuti non esagerà. 5. È quasi li blocco i termini che sì, si possono bloccare anche i termini adesso, eh? Attenzione, io ho messo l'auto moderazione, 49 milioni per le cose. No, quella non l'ho messa. No, una cifra a caso ho detto, assolutamente, lungi da me. Per sì, fare... sì, ma infatti non ti preoccupare. Non ho io ho bloccato un paio di cose in chat. Ok, no, non dico quali perché poi attendi, poi ci bloccano in live. Allora, ragazzi. Siamo arrivati anche su Twitch, penso che qualcuno già lo sappia. Abbiamo deciso di aprire un canale anche qui, speriamo che di culo. Renderla bene. Yuhu! Io e Claudio stavamo pensando già da un po' a questa cosa, più Claudio poi mi ha coinvolto. È un canale dell'associazione, vogliamo cercare di includere un po' tutti i membri, quindi tutti quanti, quelli che si propongono, potranno un po' con l'altro approfittare di questo canale, streamando. Per l'associazione sostanzialmente può essere qualunque cosa, spiegazioni di giochi da tavolo, talk show, leggere libri, una serie di barzellette, non lo so, vedete un po' quello che cavolo è. Potete anche portare degli stupidi gameplay, l'importante è che è un modo come un altro comunque fare compagnia e stare insieme. Stasera faremo un esame di, non lo so, per Bender facciamo di letteratura vietnamita. No, salutiamo Francesco. Ah, Donner, sì. Il mio master. Sì. Quindi vedremo quanto è preparato in questa materia. Esatto. In realtà il mio cognome è Nguyen, però. Nguyen. Nguyen Van Top. Si può dire Nguyen, si può dire. Sì, al momento sì, proseguo della bella. Credo di sì. Ma comunque mi trovo d'accordo con quello che ha detto Tony, però al posto di invitato avrei messo Corcito, perché siamo qui contro la nostra volontà. Ma io esatto. Posso dirlo questo, però. Certo. No, la sentiamo dopo. Sì, abbiamo già detto le poche parole che non puoi dire. Quindi... Ah, sì, che erano... Okay, non le posso dire. Francesco al tiro, quelle non si possono proprio dire. Chi sarà mai? Come Voldemort, no? Francesco al tiro. Sì, allora, esatto. Prima la domanda facciamo la mano e parliamo. Allora, il giro sarà sempre salvo Bender, Tony, io, ok? A meno che non fa la domanda a Tony, per cui è sempre salvo Bender, Claudio. Sto dicendo che è come Voldemort, solo che la cicatrice c'è la Voldemort. Non si vede. Allora, che volevo dire? Allora, prima di tutto, domanda semplice, diciamo, salvo, come stai? Perché non è una domanda stupida in questo momento, insomma, potremmo andare meglio. Diciamo a deprimere un po' il pubblico perché potrebbe andare meglio. Si arrangia, Tony? Diciamo che si deve deprimere come i cappelli, applausi, depressione. Esatto. Siamo anche la musichetta triste di Scrubs. Ci troviamo. A proposito, ragazzi, è morto Ted. Vabbè. Che poi è morto, che io pensavo che avesse tipo 90 anni, invece ne aveva 50. No, tipo. Nemmeno di 60 ne aveva. Sì, ma quindi quando faceva Scrubs aveva 30 anni. Cioè... Sì, vabbè, ma lo truccavano appositamente. Per lo truccavano, poi non me ne ero accorto. Scusa, Salvo, se abbiamo interrotto un po' la tua analisi recente.
patologica recente. Comunque, vabbè, ci avevo detto, insomma, Bender, tu come descrivi in una parola l'andamento della tua quarantena? Le partite Sfarelli Kikomori mi piace, cioè penso non usciamo mai più di casa, in realtà. Sto così bene, tranquillo. Gli anche io. Mi arrivano a casa, quindi. Ah, sì? Sì. Va bene. Finché arrivano facciamo... a casa. Esatto. Finché c'è birra. Allora, Tonino, che dire... Tonino che ha messo una finta parete dietro ed è chiaramente ai navigli. Un green screen al contrario, in realtà abbiamo coperti i navigli con green screen. Adesso arriva anche il tizio che vende le rose dietro, fuori da casa mia, Dio. Fuori sì, dall'ufficio del sindaco, comunque. Esattamente. Questa vabbè, è la fine, ogni caso, però. Di spendere per la comunità tutti i 3 milioni di dollari, ma non erano 4 milioni di 4 dollari. Comunque, volevo dire a Tonino che lui, la domanda sembra banale perché noi già sappiamo la risposta del come sta, perché abbiamo parlato tutto nel backstage, quindi Tony, vediamo se dici la verità. Mettilo in full screen però. Diciamo che potrebbe andare molto meglio, sto cominciando a mal sopportare, penso, l'80° giorno di quarantena, non ho perso il conto. Ah, è vero, tu stai in quarantena anche da prima. Sto in quarantena dal 21 febbraio. Nessuno ti ha detto di andare a Milano. Sei arrivato tu e... Quello... Sono arrivato io poi 2 anni e mezzo dopo. Beh, il virus è che è arrivato, cronologicamente sei arrivato, poi è successo quello che è successo. Il tempo di incubare... era incubare, vero? In realtà è... sì, 15 giorni, 2 anni e mezzo siamo là. Il problema è che sto cominciando ad avere un limite di sopportazione veramente molto basso a tutto. Più del solito, più del normale. Okay. Ora sì, dovuta precisazione. Sì, ovviamente quello dovuto... Nel senso che mi trovo sempre più facilmente a essere infastidito e innervosito dai comportamenti di altre persone su cui non vado d'accordo. Per esempio al lavoro solitamente faccio un buon viso a cattivo gioco, ma una settimana sto cominciando a rispondere un po' male. E infatti ogni tanto quando mi contattano su Teams per dirmi qualcosa, scusa se ti disturbo. Un saluto a tutti i colleghi di Tony e al capo di Tony, se ci state seguendo. Salve, buongiorno. Sì, non credo proprio. L'altro giorno volevo cazziare il capo che mi aveva cazziato, perché io non c'entravo niente nella sua sgridata. Allora, madre, non ti insegna che quella è la catena di comando? Cioè il capo si sfoga sul tuo capo, il capo del... e così via. Ringrazio Dio che parlo per mail e chat, perché altrimenti mi avrebbero già cacciato dall'ufficio, probabilmente. Tony, fai come Montgomery Burns nei tagliapietre, scala. Magari il filtro di insulti nella mail, quindi così, eviti qualcosa. Escono un sacco di asterischi, però comunque eviti di perdere il lavoro, insomma. Perfetto, no. Io direi possiamo partire, dai. Ah, parliamo chiaramente. Non eravamo già partiti. No, partiamo con le domande vere. Questa era per rompere il ghiaccio. Era facile, facile. No, dici tu come stai a questo punto. Infatti, io sto molto bene, dico la verità. Mi sento molto bene. Sì, questo mi ricorda Mariano Giusti, che sul camerino c'è scritto sto molto bene. Un saluto a tutti i fan di Boris. che hanno rimesso su Netflix. E Cabrera. Esatto, parleremo anche di quello, magari. Però vogliamo parlare della top 3 delle serie TV che ci piace? Ci piace. No. Tra l'altro, questa satira sottile. Questa satira sociale, cioè... Bender, antico umorista. Partiamo con questo. Allora, prima domanda, cominciamo con Salvo, visto che Bender l'ha introdotto. La risposta è Giappone. No. Dai, Samuel, cominciamo a dire che cosa hai visto o rivisto in questa quarantena. Allora, che ho visto Boris mi mancava, l'ho finito di vedere tipo ieri. Oggi che mi sono visto tutto Upload su Amazon Prime. Che cos'è? Che cos'è? È una serie tipo praticamente futuristica, dove quando si muore si può essere convertiti in Upload, essere caricati in questo paradiso virtuale, dove poi fai una seconda vita e ci puoi vivere praticamente per sempre. E il protagonista viene ucciso giovane in un incidente stradale, fanno l'Upload e si ritrova in quest'altra... No, vabbè, quello è l'inizio, devi vederlo per forza, cioè se no non ha senso, è proprio la spiegazione della serie.
Ma tipo se vai su Prime, proprio il riassunto è quello di Upload, cioè questo che si trova in questo mondo caricato e da là poi si sviluppa tutta la storia. E naturalmente è anche un po' una cosa sociale alla fine, perché poi comunque per andare in un mondo dopo la morte è molto bello di pagare una barca di soldi, se no hai soldi vai in mondi molto brutti o comunque non puoi essere caricato, devi morire, e quindi c'è anche una parte un po' sociale. Sai che mi ricorda molto l'inizio di Grim Fandango? È un gioco punto e clicca di molto tempo fa. Dove praticamente l'inizio è che tu sei un come si chiama la morte, cioè uno degli impiegati della morte che raccoglie le anime, e a seconda delle buone azioni che hai fatto in vita hai un mezzo particolare per arrivare nell'aldilà. Quindi chi ha fatto il bravo tiene tipo la limousine, il santo, le navi, aeree, e invece tipo chi è stato proprio uno stronzo gli danno sia non un bastone, un paio di scarpe, via, sì. La verità è che nel tragitto possono succedere brutte cose, capito? Quindi... Sì, soprattutto la falce componibile, che lui tiene sempre lì dove una volta c'è il suo cuore. Vorrei salutare in chat sia Francesco, scusami Salvo, sia Francesco Toscano, che oggi gli abbiamo fatto anche Lost... Losting, la prima trasmissione di Elisio è stata Losting di Francesco Toscano. Ciao Tosci, Claudio, esci il Toscano, muoviti ora, escilo fuori. Questa potrebbe essere intesa male. Comunque stavo parlando delle cose per cui ci bannano. Esatto, e vorrei salutare anche Mario, come gli ho scritto in chat, questa live è stata creata solo per spoilerare Boris, adesso Salvo ci parlerà di tutta la terza stagione che manca a Mario. Vai Salvo. Vabbè, nella terza stagione praticamente investono tutto sulla qualità, la grandissima qualità. La qualità ce l'ho toccata, quindi basta. Addio, ma Mario già ci ha mollati. Mario, vabbè, aspetta, la terza stagione era quella che finiva con Luke sono tuo padre? Sicuro, esatto. Sì. Okay. Sicuro, sì. Raga, ma le battute più famose non è uno spoiler. Se dico senza senso, cioè si capisce. Mica sei Homer Simpson che poi esce dalla prima non pensavo che Dark Coso fosse il padre di Luke Luke Sky Coso. Ma Flaffa 90 è la fidanzata del qui presente... Sbindur, mi sa di sì. In chat, cazzo, no, perché pure lei è in realtà lei dice che è uno spettatore, ma sta controllando Bender che se sta a casa. Volevo dire una cosa a Flavia. Allora, il giudice mi ha assolto con formula piena. Quindi è stato un incidente. Ebbene, è stato un incidente. Comunque, Salvo, converrà che comunque Guzzanti ha le parti più alte di Boris, non c'è niente da fare. Questa battuta di Ben è una citazione di Boris. Sì. Che cioè, è il punto più alto. La terza stagione è molto bella, però la seconda, grazie a Guzzanti, diventa la poteosa. C'è Marco che scrive che Ben è il più bello di tutti. Allora non so chi è Boomer, ma non possiamo competere. Credo sia Marco. Sono i bot che ho pagato per questi commenti. Okay, dice Flavia, dice Flavia, lei per la sua strada e tu per la tua. Ormai. Esatto. Come signori, sono single, salve signore. Ragazzi, allora, sia Flavia che Bender sono di nuovo sul mercato. Fatevi sotto, in questo periodo di quarantena non si guarda in faccia. Francesco, questa dichiarazione d'amore di Marco, approfittane, vedi, Bender è più bravo di tutto. Si è dichiarato, vedi, sono Marco. E la cosa bella è che non sono più il suo master di Cthulhu, quindi cioè, lo sto dicendo col cuore, non per andare di morire durante il gioco. Sì, perché è terminata, giustamente. Un punto di esperienza real life. Oh, va bene, è riuscito a finire la sua campagna di Cthulhu prima della pandemia. È stato un caso, sì. È stato un puro caso. Allora, quindi, dal mio punto di vista, la campagna di Bender è stata fallita e come rituale finale ha scatenato la pandemia. Ma in realtà hanno vinto. Io c'ero. Esatto. Sono sopravvissuti solo in 2 su 5, però allora. Anche gli altri 2 sono morti di stenti. Solitamente in un nostro live di Cthulhu, 2 su 5 è un ottimo percentuale delle prime live. Al live sopravvissero in 3 alla live, cioè alla cronaca, scusami, 3 persone. Vabbè, però sono morti anche per strada. Rileggio l'ultima sessione per caso ti salvi. Ciao, cioè. Sì, è andata così. Quindi, Salvo, ti hai visto Boris e Upload, giusto?
Poi vabbè, che ho rivisto un po' Stranger Things la seconda e la terza. E come ti è sembrato? La terza un po' meno delle altre, insomma, è un po' troppo veloce, una puntata in più ci voleva nella terza stagione, secondo me. Voi l'avete vista, ragazzi? Gli altri invece l'hanno vista? Sì, io sono fermato alla prima. No, la terza c'è la figlia di Uma Thurman che fa l'attrice, mi piace un sacco come personaggio, poi lei è anche molto brava, è un po' figlia d'arte. Beh, è carino tutti i modi. Cosa? Tanto adesso sei single, dice la verità. Cosa? Perché ti piace l'attrice. Ah sì, è una brava attrice, anche una bella ragazza, figurati. No? Però è minorenne, quindi non ho mai avuto pensieri. Di non credo sia minorenne. Ah, allora a posto, sì, guarda, grazie. E poi per finire le ultime due, Enrico, ho cominciato a vedere Glow e sto vedendo la terza stagione di Colony. Colony cos'è? Fantascienza, terra attaccata dagli alieni, praticamente conquistata. Però fanno gestire la terra, viene gestita per la maggior parte con droni e perché gli alieni rimangono in orbita e sono pochissimi e usano gli esseri umani per comandare vari blocchi sulla terra perché usano l'umanità come forza lavoro praticamente. Questa pure non è male, si evolve bene la storia perché inizia da una famiglia che praticamente è riuscita a cambiare identità, dove il marito faceva l'agente dell'FBI, però all'arrivo degli alieni la maggior parte di queste persone sono state uccise, lui è riuscito a cambiare identità e la serie inizia così, che stanno in questo blocco di Los Angeles e si devono nascondere. Poi man mano si evolve perché uno dei figli è una famiglia con tre figli, un figlio è fuori dal blocco, quindi il marito inizia a ingegnarsi per vedere come farlo rientrare e si evolve molto, anzi la terza stagione mi sta piacendo molto perché ha proprio una bella evoluzione. Ottimo. Bender, e tu che ti hai visto oltre... Sto recuperando diverse dozzine di anime che mi sono visto. Sentiamo. Candy Candy, poi? No, quello è le action. No, volevo dire. Allora, uno che ho visto poco fa si chiama Kengan Ashura, sostanzialmente combattimenti. Bello, visto. Sì, visto prima essere un assaggio molto bello. Molto, molto crudo, anche molto violento. Molto molto carino, infatti ora sono passato a un altro che si chiama Baki, che è una cosa tamarrissima, veramente, bellissimo veramente anche quello. Sì, è tamarrissimo. Non vedo l'ora della terza stagione di quello, pure è stupendo. Poi, sempre altri anime, avevo visto, aspetta un secondo, vabbè, Made in Abyss, non so se lo conoscete, che pure è molto carino. No, ovviamente no. Sostanzialmente c'è questa città che sorge su una specie di abisso, in cui scendono questa missione esplorato, scendono degli esploratori e riportano degli artefatti sostanzialmente. La protagonista è una bambina che vuole scendere in questo abisso e trova una specie di robottino, anche lui probabilmente un artefatto dell'abisso, non si sa ancora perché è più tardi la prima stagione, e decide di andare con lui e scendere, e quindi è una bella parte esplorativa. Inoltre è abbastanza disturbante perché i disegni sono molto pucciosi, però succedono le peggio fedenzie, quindi... Made in Abyss, sì, ma quello è sottotitolato, se non mi sbaglio. Sì, sottotitolato. Sempre riguardando, sì, infatti ho visto un sacco di anime, tra parentesi. Un'altra, ho visto Haiku, è un anime sulla pallavolo, però è fatto molto bene. Mi ha ricordato Slam Dunk su alcune cose. Sì, comunque è molto tecnico, non ci stanno quelle giapponesi, le tipiche giapponesate, sono razzista, quelle tipiche giapponesate del tiro della tigre imperiale e tutto il resto. È fatto abbastanza bene. Mi è piaciuto veramente molto. Me lo sono mangiato tipo in 5 giorni e ho visto 50 puntate. La chat approva la chat, esattamente. Chi è? Flavia? No, Roberta, e credo anche... Vedi, lo dice bravo! Quando mai Roberta ti ha detto bravo? Bravo, se non capito che spero io a parlare. Sia bravo che Bender in maiuscolo. Ah, leggo Promised Neverland, che pure mi sono dimenticato di dirlo, quello pure è bellissimo, me lo sono divorato in 2 giorni. Tipo. Infatti finisco Bucky e devo vederlo anche io, anche perché... Tony, ricordami di cancellare questa roba. Non si può scrivere in chat bravo Bender. Dei filtri, ricorda questo tra le parole vietate. Comunque, esatto. Promised Neverland, da quello che ho letto, mi sembrava una cosa stile Binding of Isaac come trama, sostanzialmente. Quindi senza trama, cioè devi capire che cazzo sta succedendo.
Sì, più o meno. No, nel senso ci sono questi orfanelli che sono scoprono brutte cose, insomma. Sì, è allora, molto facile spoilerare. Però da quanto ho capito è molto la stile Death Note, cioè molti giochi mentali tra le parti contrapposte sostanzialmente. Però non l'ho visto, ho letto soltanto qualche recensione non priva di spoiler, quindi mi hanno tutti detto che è molto bello e non voglio spoilerare le cose, a differenza di come fa Salvo che deve dire la trama di ogni cosa che spiega. Già mi hai rovinato Colony adesso, volevo vederlo, maledetto. Ma io ricordo Salvo una volta tornati dal comic, che uno stava leggendo il manga di One Piece e diceva che moriva Ace. Ma che anno era? No, vabbè, ma io adoro gli spoiler, quindi... Infatti l'hanno guardato malissimo, tanto che eravamo tipo in otto, quindi nessuno ha detto niente. Ma tipo se l'ha morto il 2010, 2009, che anno è quello che poi disse Salvo, vediamo come è successo 4 anni fa, disse. Sì, sì, sì. È un po' come quando mi dissero, ah, mi hai spoilerato che Thorin muore nell'Hobbit, cazzo, è uscito nel 36. Io ce l'ho con Flaviuccia, ebbi questo problema, disse, ma quello poi muore, Thorin muore, è uno spoiler, tiene 80 anni lì. Però, okay. Sì, sì, vero. C'è un po' come dire, la Bibbia, Gesù muore, spoiler. Se mi è arrivato a Pasqua, cioè. Sì, anche perché ti devi leggere tutto quello prima di arrivare al quanto Gesù. No, adesso ancora la prima stagione, il Vecchio Testamento, mi serve la seconda che è il nuovo. Esatto, sì. Battute a sfondo religioso fatte, ok. Sono fatte, ok. Perfetto, adesso abbiamo tutti gli le spunte su quello che non si deve dire, perfetto. Guardate, non si doveva dire, ops, scusate, ho ha visto Nana, dice che ha rivisto Nana dopo 3 anni. Yeah, ha un sacco di fix addosso adesso. Io se dovessi vedere Nana sono passati tipo 13 anni almeno che non vedo Nana come minimo. Okay. No, io ho superato la mia fase adolescenziale, quindi non lo vedo Nana. Quindi. Hai superata quando? Oggi, stamattina? Sì. Ieri sono arrivato in pubertà, oggi... Oggi si è detto, ha fatto la digievoluzione. Esatto, sì. Perché che culo, cioè, perché... Anche se Marco dice che sono bellissimo, grazie Marco, un bacio. Roberto dice che sei anche bravo. Quindi, no, ma sono sicuro che Roberto non le abbiano creato il profilo, cioè, scusate. Però sì, probabilmente farà una smentita su Twitter di là che è stato un Se invece hanno creato direttamente la chat, sì, cioè, bello e bravo. Bender bello e bravo. Cioè, Pienso. Barbie no, però dice. Allora, questa è un inner joke. Quindi, aspetta, volevo dire un attimo una cosa, Roberta, pacco. Continuate. No, stavi parlando tu. Conferma che lei non regrets. No, ragraz. Vai, ragraz, vi ricordate, no, ragraz? A buon anno. Domanda per Bender, hai visto solo anime allora? In realtà sì. Mi sa che ho visto solo anime. Qualche serie TV ultimamente, lo sai che non so. In realtà devo vedere Better Call Saul e devo ancora parlarne con Mario. Lo farò prima o poi. Che è uscita l'ultima stagione e no, alla fine ho visto questo. In realtà ho ancora da vedere la terza di The Good Place. Tra l'altro vi consiglio perché è una serie comedy molto, molto carina. E poi c'è Kristen Bell che io adoro, quindi ciao Kristen, un saluto. Io devo vedere la quarta in realtà, perché la terza l'avevo già vista al suo tempo sottotitolata. Ah, ok. Quindi aspetto la quarta direttamente. Quindi sono arrivati fino alla quinta, mi sembra. Ah, magari sì. È l'ultima, tra l'altro. Non lo so, o la quarta o la quinta comunque. Vorrei aggiungere una cosa al discorso di Bender, perché proprio oggi è uscito l'annuncio che faranno una serie animata su, diciamo, il continuo di Inuyasha, sui figli di Senshomaru e Inuyasha. Sulle figlie, scusami. Protagoniste ma quindi alla fine si mettono assieme? Sì, Senshomaru e Inuyasha, sì. Sì, certo, chiaro, no? Chiarissimo. Poi riescono anche a figliare. L'adatto forte, duro e chiaro. Esatto. E quindi è uscito proprio oggi come annuncio, quindi se siete interessati, okay, Seguite questa cosa. Guarda, Inuyasha della Takashi forse era quello che meno mi è piaciuto, non so, non vogliatemene male, però vabbè, sono un freno sul sostenitore di Ramma. Vabbè, Ramma... Sì. Io sono sempre... Ramma first, sempre Ramma. Esatto. Io sono ancora iscritto a dei gruppi Facebook molto imbarazzanti su Ramma, da epoche in memory. Vabbè, ma Ramma è molto più divertente di Inuyasha. Inuyasha è molto più... Ma voi avete presente il fandom di certe serie, certi anime? No? Cioè, finiscono sempre per postare foto un po' bimbo. Ah, sì, poi si scambia. Bimbo vinchieschi.
Bimbo Minchieschi, mettiamo così. Roberta chiede se avete visto Beastars, che non so neanche. Sì, sì, mi sa, ecco, questo pure l'ho visto tutto in un fiato praticamente, un giorno e mezzo. Tutti e non l'ho ancora visto. Allora me la devo vedere, se la consigliate tutti. No, sì, no, è molto molto bello. Sì, non me l'aspettavo fosse così, pensavo fosse tutt'altro, però è molto bello. Il tema? Vai, io. Vai, ciao, adolescenti che stanno a scuola, però sono tutti animali. Una scuola di druidi? No, no, sono, sì. Cioè, sono tutte creature antropomorfe. A posto, che ne so, c'è la differenziazione tra carnivori e erbivori, però stanno tutti insieme, dove i carnivori devono tenere a bada i loro istinti, non aggredire gli erbivori. E, non lo so, è una cosa tra storia amore psicologico. C'è anche un bel po' di connotati sociali alla fine, anche perché sì, quello molto. Diciamo, buona parte dei carnivori sono repressi perché devono, come detto Salvo, reprimere gli istinti, e il che in qualche modo si rifà anche alla un po' di repressione che c'è nella vita giapponese sostanzialmente. In Giappone c'è molta repressione su queste cose, alla fine ognuno tende a essere, senza fare tutto nel buon fasciolo, ci tende a internalizzare molto le cose. Giustamente Toscano fa presente Furry, che come sa bene il giornale Il Tirreno, i nerds sono pazzi dei Furry loro. Sì, noi da bravi nerd adoriamo i Furry e quindi non possiamo che adorare Beastars. Solo i Furry, giusto? Cioè, non abbiamo altri, cioè, solo quello, giusto? L'unica categoria che ricercate, a parte Bender. A Bender come categoria o Bender io che ricerco? Bender, dopo Conte, su quei siti lì c'è Bender proprio subito. Quali siti lì? Scusa, non ho capito. Cosa quei siti lì. Quei siti, no, allora, siti sporchi. Apriamo una pagina, la chiamiamo Le Bambine di Bender. Le Bambine, Bimbe di Bender. Sì. Ma io non ci torno al gabbio. Tanto tranquilli, potete spoilerare su Boris che Mario è scappato perché addirittura sei una brutta persona, mi ha scritto in privato dicendo che è abbandonato abbiamo smesso di parlare di Boris 40 minuti fa ormai, cioè. Non si ricollega a Visa, cominciamo a parlare di troppo suscettibile su questa cosa di spoiler. Tony, tu da tutte queste serie TV in dialetto milanese mi stavi dicendo che hai visto... Allora, a livello proprio di serie TV non ho visto molto, perché lavorando comunque da casa ho occupato quasi tutta la giornata, quindi sono libero solo la sera. Però, come avevo detto a inizio quarantena, ho aspettato uscisse Afterlife, che io tipo ho consigliato a tutti. Che Gervais, che io trovo spettacolare, non è tipo wow che bella trama e roba del genere, però è scritta molto bene, sono situazioni in cui ti potresti trovare anche tu come persona, ovviamente portate un po' all'esasperazione perché il cast è composto da tutti comici inglesi, quindi ci sta la parte che ti deve far sorridere roba del genere, però sono cose, diciamo, che potrebbero succedere alla fine, perché parla di humor, è un humor nero, cioè parla di morte, depressione, però dal punto di vista di Ricky Gervais come comico, che fa un po' lo stronzo. Ah, sì, ok, avevo capito, un'altra serie TV, allora ho capito di cosa stai parlando. Molto bella, vi consiglio di vederla e recuperarla quanto prima, anche perché sono tipo due stagioni da 6 puntate l'una e la puntata dura 20 minuti. Ah, ok. Quindi è una cosa che io me lo sono visto in una sera. Invece di lavorare. La sera non lavoro. Guarda, no, che scansa fatiche. A Milano non si lavora 24 ore su 24. No, è perché noi solitamente dopo il lavoro abbiamo un pacco di 4 ore dove andiamo sui navigli a fare l'aperitivo. Però dato che non possiamo uscire, possiamo dire... Ah, ma non è un lavoro andare sui navigli, scusa. No, è un lavoro. Non si può uscire, cioè, non lo so. Non puoi uscire, esattamente, non andare sui navigli, e i navigli non possono venire da te perché attendi adesso un'inondazione in casa. Tu sei libero, che 4 ore è un po' quello che ti pare. Poi riattacchi. Comunque Mario mi ha anche detto che sono senza cuore per quello che... a Milano non si ferma. Questa serie in dialetto milanese come si chiama? Non ho capito. Pane, amore, zafferana. Uè destina, state a casa. Si chiama giusto. Ma tutto questo è vero che hanno fatto
cioè un'associazione per promuovere la riapertura, ha messo su l'hashtag Apri Milano. Credo sia una... Essa non voglio saperlo, io mi sono... Credo sia una cosa che goliardica, vediamola in questi termini. Credo proprio di sì, che sia molto goliardica. Beh, gli hashtag non hanno spazi, quindi... È una di quelle, esatto, poi è una di quelle cose vecchie come il cucco, cioè proprio da quando... Sì, sì, come la... Vuol dire cucco, se non faccio protetta. Quindi Claudio, tocca a te adesso. No, tocca prima, sì, tocca a Antonio, è finito bene. Io mi sono, no, te l'ho detto, non ho visto molto, ho recuperato Il Padrino, che non avevo ancora visto. Aspetta, ma detto serie TV, Tony. I film dopo, Tony. Non c'è altro film, ho visto solo quello. No, serie ho detto. Vabbè, dopo alla fine mi passate sul film perché non ho visto altro. E niente, ho visto solo questa serie in realtà. E poi sto vedendo Futurama adesso che è tornato su. Che hanno... Futurama, sì. Anche se da quello che so hanno sbagliato la numerazione, perché una stagione viene dopo una che dovrebbe venire prima. Sì, hanno fatto un casino con la numerazione, poi ci fanno le cose. Ma quanto avete penato nella vostra vita per seguire a Mediaset quando metteva le serie TV o i cartoni? Cioè, sì, penso che... No, madonna mia, no. Io ricordo per One Piece che tipo faceva una stagione e ricominciava da capo. Sì. Fino a tipo 22-23 anni non ho mai saputo dopo La Casa del Leone cosa c'era. Leone, dopo il Leone c'è Style. Ci sta quando parla un'altra volta il Torneo Galattico, perché ricominciava da lì. Esatto. Infatti ogni volta che sto andando a guardare un cartone... ogni volta che vedevo una puntata avevo paura che ripartisse da capo, che non potevi mai sapere quando finiva questa cosa. Sì, io mi ricordo una volta quando durante One Piece, durante la saga del Barati, quando prendono Sanji, io non mi ricordo per quale motivo non potevo guardare, mi feci registrare la puntata, senza sapere che tipo 2 anni dopo l'avrei potuta rivedere tranquillamente. Due mesi dopo. No, boh, perché andava un po' più avanti, però capito. No, ma ricordo fecero solo la prima stagione, la prima stagione si fermava a Rock Town, appunto, sì. E poi riciclo da capo, mi ricordo, esatto. Perché io la ricordo proprio perfettamente la prima messa in onda di One Piece, perché diciamo mi ispirava. Mi sembra o 2000-2001, perché io nel 2001 ho cominciato a leggere pure il manga, quindi figure. Ormai sono 19 anni. È diventato maggiorenne, cioè sarebbe anche il caso di chiudere. Sì. Tra un po' potrà anche votare per il Senato, sono quasi 25 anni. Ok, toccava a me per la cosa delle serie TV, e ora scoprirete quanto sono noioso nella vita di tutti i giorni. Perché ho visto solo una serie, però tutta, che sono diverse stagioni. Tutto Star Trek. Come fate a sapere che ho visto Star Trek? Oddio, tutto Star Trek. Tutte le 6.000 no, stagioni di Star Trek. Solo una di Star Trek. Poi vabbè, salvo ho visto Picard, ricordi, sai, ci siamo visti Picard insieme. Ovviamente via streaming, cioè... Via Discord, no, avete acquistato i diritti. Abbiamo Amazon. Senti, abbiamo Amazon Prime, ce lo mettiamo a guardare insieme e ci sentivamo su. Avete tutti e due Amazon Prime? Sì, brigadiere, maresciallo, non faccia la multa. Comunque, non si può. Comunque, dicevo, quando è finito Picard, ho detto no, voglio vedere altro Star Trek, e ho visto il mio Star Trek preferito, che era Deep Space Nine, non so se qualcuno l'ha mai visto, sono stato, sì. Deve essere l'unico su questo, sì. Diciamo, questo comune, forse, l'ho visto. Però è il mio preferito, l'ho voluto rivedere, solo quello, perché se mi mettevo a rivedere tutto era la fine. Cioè, comunque ci ho messo tipo un mese per rivedermelo tutto. Però effettivamente mi sono ricordato perché mi gasava negli anni 90, inizio 2000. E ancora oggi lo ritengo il migliore di quelli fatti, non c'è niente da fare. Anche meglio di quello, diciamo, Next Generation. Lo preferisco anche a quello. Forse perché ci sono le prime battaglie in CGI che dopo è diventato quello. Cioè Star Trek a un certo punto è diventato battaglie in CGI come Star Wars. Lì sono state inserite le prime, ma era tipo 2 episodi su 300 episodi che c'erano le battaglie, anche perché quello il budget permetteva, sì. Negli anni 90 e 2000. Però devo dire, guardate oggi, non mi ha fatto così schifo la CGI.
Forse le prime stagioni sì, perché era 94-95. I poligoni proprio, belli. Esatto, ma poi c'è il cubo Borg, bello, lo fai un quadrato. È comodo fare il cubo Borg, esatto. Fai un cubo, ci schiatti una texture. Sì, ma la prima scena di Deep Space Nine è proprio che loro vengono distrutti dal cubo Borg che sta per conquistare, lanciato verso la Terra per assimilarla. Altri spoiler. È la prima puntata, cacchio, mamma mia, che spoiler è! Allora, secondo Bender lo spoiler è andare dopo i primi minuto e mezzo di... Ma no, è la prima scena, si apre sulla la battaglia di Wolf. Prendi Ricchi e Morti, puoi dire raccontare solo quello che c'è prima della sigla. E già nella sigla spoilerosa. È la pubblicità. Sì, infatti. Però intanto la sigla di Rick e Morty ancora non ho visto quella specie di mostro cthuloide che c'è in ogni stagione. Io voglio che esca Cthulhu e non esce mai. A proposito, ma avete visto l'ultima puntata? Quando è uscita l'ultima puntata? È uscita la settimana scorsa. No, allora non l'ho vista. Hanno ricominciato con la stagione. Ah, bella notizia. Okay. Ottimo. Buono. Allora, quando l'avete vista ne parliamo, perché non giocavi un cazzo. No, io non sapevo fosse uscita, se no l'avrei vista proprio all'istante. Veramente non ho capito niente. Sei un drago zozzone, tu. No, sai che non mi è piaciuta pure quella puntata. No, neanche a me tanto. Mi è piaciuta solo la parte in cui Summer comincia a fare la scema con i poteri magici. Sì, quella è bellissima. No, a me pure quando Rick e il drago si ubriacano tantissimo, è divertentissimo. No, non mi è piaciuta, purtroppo non mi è piaciuta. Nella stagione mi è piaciuta tipo quella dei serpenti, che è stata molto bellina. Ah sì, ok, lo stavo pensando alla festa delle mazzate, non so perché. Ma forse per i serpenti. Comunque vorrei far notare che nessuno nel gruppo quando Valentina ha chiesto le prime tre serie, nessuno ha detto i Simpson. E sì, è vero. Pensiamo perché la serie TV film è vero, io non ho risposto proprio, però ora che me lo fai notare non avrei pensato a dire i Simpson, sebbene sia credo la mia serie TV preferita di sempre. Se non l'ho visto le prime 15 stagioni però dei Simpson. Aspetta, cosa Tony? Scrubs non ha mai visto Scrubs. Nessuno. Neanche Scraps. No, ha detto che neanche Scraps. No. Ah, ok. E dai. Okay. Quest'estate me l'ho ripromesso la visione in inglese di Scraps, perché sta su Amazon Prime e credo che lo farò. Che non l'ho mai fatto. L'anno scorso ho fatto quella di Friends in inglese. E che consiglio... Fai perno. Sì, che non... Sì, ho pure scritto che cacchio dicono, però me lo sono dimenticato. Posso dire fai perno. Pivot. Siamo perché mi ricordo che durante quella visione praticamente ho fatto un commento continuo a Bender, quindi potrei scrivere un libro sull'adattamento. Lo scrivo io, riprendo i messaggi, lo scrivo io. Rubami l'idea, copia e incolla. È il motivo per cui io non ho mai spazio sul cellulare. Sono tutti i papieri di Claudio e devo per forza, occupano tutta la mia memoria. Quanto occupano? 3 kilobyte i papieri? Ma sono i metadati che sono grossi. Ma quali metadati? Non dire queste parole che... E se ho trovato in Orum. Con 60 anni. Bravo, esatto. Qui abbiamo Tony, che è un signor programmatore. Un programma Tony. Perché ho pensato a Scrubs? Perché quando, come abbiamo ricordato prima, è morto l'attore di Ted, tutti quanti tristi, poi nessuno ha detto Scrubs. E allora, scusate. Perché ci faceva male ricordarlo. Io in realtà non ho risposto proprio perché secondo me io non ne ho tre preferite, ne ho tante, ma non lo so, non farei una top 3. Io dico i Simpson perché è la cosa che ho visto di più in assoluto, perciò dico i Simpson. Esattamente, hai capito? Cioè i Simpson penso di... Cioè li sappiamo a memoria le prime stagioni, cioè se non mi ha segnato quella, cosa mi ha segnato? Sì, Una buona parte del mio umorismo dipende dai Simpson. Esattamente. D'altronde, sai, ora spuntano tutte queste teorie. I Simpson hanno previsto anche questo. I Simpson hanno previsto anche il coronavirus. Tutto il contrario di tutto, quindi qualcosa sicuramente trovi. Sì, infatti, perché per fare 25 episodi, molto più per 30 stagioni, hanno parlato veramente di qualsiasi cosa possibile immaginare. Arrivi nel mucchio qualcosa pigli, no. Ma basta non mettere di caga. Mi pare ci sia una buona... Allora, io una volta stavo facendo una discussione, mi sembra proprio con Flavia, e paragonavo la... La mia ex ragazza. Esattamente. L'ex o l'ex? Questo approfondiamo nella puntata successiva.
parlavo della puntata di Lady Gaga come uno dei più grandi crimini contro l'umanità della storia. Allora, ma io non riesco a finire la puntata, dopo 10 minuti devo staccare. Parli tu che fai la carbonara col brì. Allora, testimone attivissimo e facciamo debandare questa notizia. Ma come, abbiamo i testimoni, Valentina? Nome e cognome, codice fiscale ti do. È una fake. Il mio codice fiscale. Ma che cacchio ci vuole? So quando sei nato e dove vivi. Ah, sì, sei quando sono nato. Oh. Sì. È facile, è tipo il bionomastico, quindi faccio. Mi confondo sempre tra questo e questo. Qual è il due era il cuore? Ma sta sul contratto dell'associazione, è stato da rinascere. Ah sì, quello in cui devolvo la mia anima a voi. Ma tu non hai un'anima, cosa stai dicendo? Vabbè, comunque, infatti era una truffa. No? Comunque c'è la famosa puntata di South Park dove, cioè, che si chiama proprio I Simpson, l'hanno già fatto, ed è tipo la sesta stagione di South Park, quindi proprio già all'inizio, quelli di South Park... Sì, perché quelli già gli autori hanno già capito come sarebbe andato a finire, che ogni cosa che facevano diceva già l'hanno fatta I Simpson, perché giustamente... Ok, dice che possiamo passare la palla a Salvo per la seconda domanda sui film. Se hai visto qualcosa, se hai rivisto, non lo so. Film, un sacco di film fessi alla fine, tutti comici per lo più, per staccare un po'. Uno che mi è piaciuto molto è Guns Akimbo. Ah, sì, mi sa che me ne hai parlato. Quello là con Harry Potter, come si chiama? Con l'attore, aspetta. Elijah Wood. No, questo è Bojack. Come si chiama l'attore? Daniel Radcliffe, mi pare. Daniel Radcliffe, sì. Lord Mario ha una domanda per Tony. Io fermerei tutto il programma. Mario, fai la domanda, prego. Ascolta, e sto dicendo, vai, dici. Fai la domanda. L'acqua pazza, ce li metti, paghi io. Mario, stiamo attendendo la tua domanda. Se mi però non fosse proprio quella la domanda, sarebbe divertentissima. Non so chi sia Daddy Fox 2020. Allora, Daddy Fox 2020, che non sappiamo niente. È Roberto. Spero sia Roberto. Devo chiedere una cosa a te, pretendo una risposta diretta. In diretta. In diretta, scusami. E prego, quindi Mario. Non sarà. Abbiamo bloccato Daddy Fox, ovviamente potrebbe essere solo il premio Conte. Dov'è l'oro di Napoli? Tony, caccia l'oro di Napoli. L'oro del banco di Napoli. Tra l'altro proprio oggi mi stavo vedendo la puntata dove Barbero smonta i neoborbonici. Bravissimo, sì, la sua memoria, quello che ci sta, il signore deve, come si chiama, Crescenzo qualcosa. Madonna, quante cagate. Silvia mi ha suggerito questo nome, sto cazzo di nome. Dice... Eh beh, potevi anche non seguire il consiglio comunque. Roberto, simple, dice. Lui è segue. Vai. Mario, sei soddisfatto della domanda? Comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere, perché utilizzereste qualunque cosa direi contro di me. Scusate, una domanda, ma qual era la domanda? Io non l'ho capito. Dov'è l'oro del banco di Napoli? Ma questo è un coglione. Scusa, si può dire coglione? Ho detto cazzo. Abbiamo bandito solo un bravo Bender finora. Continuiamo con la puntata, perché siamo da un'ora e non abbiamo fatto niente. Più o meno quando giochiamo di ruolo, praticamente. Esattamente. Come la famosa campagna di Mario che dovettimo sospendere dopo un quarto d'ora, che non riusciamo più a parlare. Mi prude il coyote. Non ho capito, Roberto chiede, ma non si può parlare vero? Come non si può parlare? Che stiamo facendo? Ah, si vuole unire, penso. Ah, si vuole... Si potrebbe anche fare, però magari ci mettiamo d'accordo per un'altra puntata, visto che qua siamo già inoltrati. La prossima volta facciamo... Sarebbe divertente... Dimmi, Tony. No, voglio far notare a tutti quanti che chiunque può partecipare. Certo. Basta dirci, vi contattiamo noi. Comunque, però, ultimamente... Versamento su IBAN 4023 di 50 euro. Sta zitto.
Stavamo pensando di provare un format dove si può intervenire tipo telefonata da casa, vi chiamiamo dentro la trasmissione, fate il vostro intervento e poi uscite sostanzialmente. Aspettiamo cosa anche i fratelli Capone. La televisione italiana ci ha insegnato che niente può andare storto. Bender, puoi anche bestemmiare, dice. No, Bender, non farlo, per favore. Esatto, potresti, ma non farlo. Comunque sì, io voglio... Allora, ragazzi, non è che io stavo ai Navigli, tuttora sono i Navigli, come ho spiegato all'inizio trasmissione. In realtà ho un green screen che mi nasconde i Navigli. Cioè, io stavo con l'aperitivo qua, Cioè, avevi capito? Il Bagardi, salve signor Bagardi. Il Bagardi, perché sono sotto antibiotici per il... Per dimostrare che non scherziamo, metterò il green screen anche io, vedete alle mie spalle. Ho messo il... Sei in un loft adesso. Sì, mi hanno messo al gabbio. No, sei tornato al gabbio pure te. Noi abbiamo mezzi potenti e altri. Cioè, vedete, questi nostri potentissimi mezzi, alle mie spalle c'è un soggiorno. Abbiamo il stai perdendo il braccio, tra l'altro. Sì, c'ho un braccio blu, evidentemente. No, Claudio. Okay. No, tranquilli. Queste magie, mica si fa, cioè, ogni magia deve avere la giusta prestigio. Ecco, mi devo vedere prestigio, tra l'altro. Bello. Esatto. Questa, tornando a... dopo questa parentesi, Salvo, quindi hai detto che hai visto... Film stupidi. Sì, ho visto tipo ieri sera sì, ho visto Hangover Games, che è lo sfottò di Hunger Games. Ah, ok. Dove ci stanno i tipi che fanno sempre i festini prima dei matrimoni e tutto. Quello là, non so se avete visto a Las Vegas, quello che... Una notte da leoni, sì. Una notte da leoni. Inglese di Hangover, i postumi. Hanno fatto The Hangover, che stanno sempre loro quattro, però si ritrovano, che si sballano e si ritrovano nel futuro a fare questi Hunger Games. Ma è una parodia assoluta di tutto. Bello, voglio vedermi questo film ora. Anzi, vado, ciao ragazzi. Poi invece uno che è piuttosto, ho visto Mute. Che cos'è? Praticamente futuro, prossimo futuro, nemmeno troppo, c'è questo bambino ha un incidente da piccolo e rimane muto, si innamora di questa persona e questa sparisce e lui inizia a fare tutto per ritrovarlo, ma è violentissimo, pochissime parole e tantissima violenza. Beh, poi che ho visto su Disney Plus ho visto oddio come si chiama Milo su Marte, il Aladdin, però proprio il film. Com'è questo film di Aladdin? Mi è piaciuto, non è tanto male, è un bel intrattenimento, niente di male. C'è Will Smith che in realtà non è male a fare il... No, il infatti. Poi io, che ho visto il pianeta del tesoro, Atlantis, tutte e due. Ho visto i film, la maggior parte l'ho visto su Disney Plus, devo dire la verità. Mario mi chiede come fate a usare tutte queste tecnologie. Ma quali tecnologie? Robo. Il mio green screen, non l'hai visto, Salvo? Non l'hai notato il mio green screen, mi sa. La mia di Mario fa tre pertiche ogni 4 ore, ma allora non ho capito, Francesco, che ha scritto il riassunto della mia vita. Cosa violentissima. Francesco ha scritto il riassunto della mia vita, Salvatore? Mi ha taggato. Vabbè. Dici sì. Sì. No, perché ti riferissi ad Hangover Game. Ok. Credo anch'io. Bender, tu che hai visto invece? Allora, come film in realtà poco, perché ho fatto il Giappo Minchia e mi sono messo a guardare un sacco di anime. Però... È anche un film di un anime. Ah, no, un attimo, ho detto no. Il più importante, Iron Sky. Primo e il secondo. Ce ne sono due.
E nel secondo, vabbè, non vi posso spiegare questa cosa. Stavolta no. Comunque, allora, fermi tutti. Comunque, Tonino, che è moderatore, sta mettendo delle frasi da razzista. Cioè, lui che è il moderatore, sta mettendo frasi razziste. Il moderatore è razzista. Cioè, pensate un po', in che mani siamo? Cioè, mani padane. Più o meno là siamo con la frase che ho detto. Pensate quanto sono forti questi poteri se il moderatore è corrotto in questa maniera. Comunque, vabbè. Quindi Tony non è, scusami, Bender non ha visto nessun... Quindi chi modera i moderatori? Cioè sì, volevo dire, a parte gli anime, no, in realtà grazie a Flavia, la mia ex ragazza. Ringraziamo sempre Flavia. Siamo tornati single da poco. Abbiamo visto Blade Runner 2049, che era da un po' che volevo vederlo. Lei aveva visto il primo film, che ho adorato un sacco, e è carino, però mi aspettavo un po' di più. Però è carino come idea, un po' di... cioè, le ambientazioni, la fotografia ricorda molto quella del vecchio film. Come trama, non lo so, mi sembra un po' arrampicata sugli specchi in alcuni punti. Però non mi è dispiaciuto comunque. Poi un altro apprezzamento per te in chat, ma stasera ha conquistato cuori ovunque, anche Daddy Fox. Lui è mio marito, cioè siamo sposati, matrimonio celtico a Montelago. E poi ho visto Mad Max, finalmente ho visto Mad Max. Cristo, grazie, bravo. Flavia mi ha detto che non ti è piaciuto. No, in realtà, cioè, sì, però il fatto è che ci sono delle parti in cui parlo, non voglio, non me lo stavo vedendo perché sentire gente parlare, io volevo vedere le cose tamar. Tipo il tizio che suona il basso, che sta appeso davanti al camion, è bellissimo, fa una fine di merda, ma è bellissimo, spoiler. Sì, è una tamarrata assurda, tamarro, quindi mi piace. Ma non hai visto solo la superficie, non hai grattato sotto. No, no, c'è troppa polvere. Cioè, esatto. Cioè, non hai capito tutti i momenti in cui c'era addirittura, anzi era molto didascalico in molti momenti il film, però tu non hai finta conto di sapere che vuol dire didascalico. Non lo so, sto scherzando, cioè, però dillo agli amici a casa. Esatto. Ti faccio un esempio, quando lui si trova, allora, facciamo spoiler su Mad Max. Comunque il trama c'è sta, dai, dietro. Vabbè, io la trama arrivo a punto A e torniamo indietro, perché ci siamo cagati il cazzo. Cioè. Andiamo a punto A, punto B, un po' di inerzia, arriviamo un po' più avanti e torniamo indietro. Però quello che voglio dire è che il vero protagonista è una donna in quel film. Furiosa è il vero protagonista di Mad Max. Che, tra l'altro, però me è un nome di merda. E come personaggio non mi è piaciuto. Che cosa hai capito di questo personaggio, Bender? Sentiamo. Perché è una donna. Perché è una donna. È una donna disabile. Vabbè, disabile, cioè, un cazzo di futuro distopico, post-apocalittico, perdi un braccio, la cosa minima che può capitare, ci sta un tipo che non lo so, c'è il tizio con la gotta. Ragazzi, prossima puntata, processo a Bender. No, Tony, non puoi, non ti puoi salvare, il processo è sempre fatto a te. Il prossimo caso è Bender contro Mad Max. Bender contro le chiese riunite. Di nuovo, c'era anche quello. Brutto affare quello. Comunque sì. Comunque non porto i pantaloni. Dove rimetti accidentalmente? E non è un sogno. Voglio vedere adesso chi osa scrivere comunque, più bello, bello. Comunque io, per tranquillizzare Twitch, ci dissociamo da Bender in qualsiasi cosa posso dire. Noi sono stati chiari. La questione è che il giudice ce l'ha con Bender perché ha inavvertitamente investito il tuo figlio. ripetutamente davvero, sì, se la parola inavvertitamente si dice ripetutamente, è la parola cane figlio. Io comunque nella chat non ci ho capito più niente, non ho capito, sta degenerando, però vabbè. Sì, no, è che ovviamente Roberto fa notare che o segui la chat o segui la live, non riesce a seguire entrambe le cose perché... Non ti possono mettere i messaggi della chat live, cioè che compaiono sullo schermo? Certo, se noi fossimo degli streamer competenti, sì, ma non lo siamo. Vabbè, Claudio, hai una settimana di tempo per imparare a fare questo. Ma cosa? Ma cosa che non sai neanche mettere i turni solo 20. Mario, sponsorizza di vero cuore questo evento prodotto.
Quindi la prossima volta si sta a posto mio, a posto. L'ultima volta abbiamo ringraziamo Francesco, era meglio, cioè lo schermo buio. Siamo Francesco. Ringraziamo per la disponibilità, figura di noi, faremo un po' alla buona finché lentamente non ingranneremo. Sì, ma così, alla cazzo di cane. No, vabbè, piano piano, Bender lo sa, per esempio, giocando a Roll20, ogni settimana c'era sempre qualcosa in più, fino a che una settimana c'era stata, è arrivata la musica, sembrava, chissà chi, quindi figuratevi. Bene, quindi Tony. Riprendendo il discorso di Roll20, io a Mario feci un tutorial per fare il master su Roll20 prima che iniziasse. Ci mettevo 2 ore e gli spiegavo come funzionava tutto. Tony, non scampare la domanda di film. No, la domanda di film, come ho detto prima, ho recuperato Il Padrino, che non avevo ancora visto. Tutti e tre? No, ho visto solo il primo per ora. No, allora, il secondo, che è bello. Ho visto Il Padrino parte 1. Ma come fai, Tony? Devi vedere almeno parte 2. Cioè... Ma in realtà la trama del Padrino la conosco perché lessi i libri quanto tempo fa. Ah, ok, bravo. Quindi lessi i primi libri, poi l'ho recuperato adesso. E a inizio quarantena, me lo sono ricordato adesso, cioè ho messo 3 giorni a finirlo, perché lo guardavo la sera tardi e mi veniva sonno a un certo punto, ho visto The Irishman, molto molto bello. Soltanto che dura 3 ore e mezza. E... Sì, che è il motivo per cui non l'ho ancora visto. E io attaccavo tipo alle 11 a vedere, il giorno dopo dovevo lavorare e quindi non potevo stare fino alle 4 a vederlo. Quindi. Roberto, che lagga un poco, ci chiede ancora di serie TV su Westworld. Io non l'ho vista la terza stagione. Westworld devo ancora vederlo. Salvo, tu l'hai vista? No. Ok, allora mi dispiace Roberto, è la prima volta che qualcuno ci chiede una serie che nessuno dei presenti ha visto. Ho visto la prima, quasi tutta la seconda, ma già la seconda non l'ho finita. E la seconda cala un poco di livello rispetto alla prima. La seconda è io non l'ho vista proprio perché non ho voluto vederla, faccio questa. Però mi ha detto Davide che lui la sta vedendo, che recupera molto la terza stagione. Io purtroppo, almeno se... allora me l'hanno detto anche di, come si chiama, di True Detective, ma non mi è piaciuta la terza stagione. Quindi, è bellissimo, meglio, si ripiglia. Non mi è piaciuta. Io tra l'altro ho rivisto anche la prima stagione un po' di tempo fa, devo dire che... Sì, la terza non l'ho vista ancora, però ho rivisto la prima e dopo aver visto la prima, amore eterno, la prima, mamma mia, la stagione, cioè, c'è quella tizia con le tette volevo dire, la trama è molto solida, la signorina d'Andario. Mario, vediti True Detective, tu che non hai mai finito di vederlo, quello devi vedere, Mario. Esatto, sì, Carcosa. Qualcuno ha visto la serie del Corvo, ci scrive Francesco. Non sapevo del Corvo, non sapevo neanche di Corvo. Forse è una web series che fa Francesco, perché bene o male lo vedo con giaccone di pelle, un po' di cerone in faccia, due sfregi e stiamo. No, dice che è uscita parecchio tempo fa. La serie? Prendo lì, no, aspetta, forse no. Benvenuto nel 1992, cos'è questo? Anche poi, tra l'altro, vorrei ricordare, un altro motivo per cui ci metto molto tempo a vedere i film è che quando cominciano a passare i treni devo mettere in pausa perché non sento niente. Non è perché tu aspettavi l'adattamento in milanese stretto? Per cui... No, quello che guarda con i sottotitoli, quindi posso andare... Benny, che è un intenditore, scrive Alexandra Daddario Morapur. Benny è una grande apprezzatore di artrici. Sì. Quindi apprezzatrici, diciamo. Quindi Tonino ha visto Il Padrino parte 1, perché poi ci sarebbe anche la parte 3. Però... C'è anche la parte 3, un po' con la volta. Non l'ho ancora mai visto, però mi sembra che non sia questo granché, e per questo non l'ho ancora mai visto. A me l'unica cosa che mi interessa, guarda, a me piace la parte 3 se non fosse per il finale, che non dirò, perché cioè non proprio per la scena finale, perché sennò mi dicono che faccio sempre spoiler. Guarda, no, dimmi la scena finale, io adoro gli spoiler. Mi muto, no, sto scherzando, ma lo facciamo poi off... Proprio la scena per come è girata e come è resa, è proprio brutta. Però... Cioè, Francis Ford Coppola quello voleva, non è che... Cioè, voleva... Certo, ho fatto troppo belli i primi due, quindi il terzo deve essere una merda, perché altrimenti... Certo, l'ha fatto proprio perché ci servivano i soldi, dai ragazzi, si sa. Per il nipote. Nicolas Cage, ma non c'è Nicolas Cage. Già aveva preventivato la cosa. C'è la figlia, aveva piazzato la figlia in quel film. Pensa un po'.
Ah, boh, dipende, se serviva un sicario monoespressivo, allora Nicolas Cage andava bene. C'era anche Clint Eastwood per questo. No, Clint Eastwood ha due espressioni, col cappello e senza cappello. Però è un grande regista, mi devo rivedere Gran Torino. Molto bene, Gran Torino. Ecco, Tonino che con i suoi tre... Gran Tonino. Gran Tonino, sì. Bene, poi toccava a me, io dirò solo un film, perché già stiamo... L'Hobbit. Col tempo giochiamo. No, non ho visto i tre film dell'Hobbit durante questa quarantena, mi dispiace. Bender, me ne guardo bene da rivederli. Non so chi sia Drogo nel 1975, però forse chi è... Sì, l'Hobbit durante questa quarantena, mi dispiace. Bender, me ne guardo bene da rivederli. Non so chi sia Drogo nel 1975, però forse chi è... Sì, Roberto? Ha cambiato account. Dopo le pesanti critiche al suo nome, che prima si è tirato indietro dicendo no, me l'ha scelto Silvia, poi ha visto la parte e si è cambiato. Ciao Roberto Drogon, ciao. Ciao Silvia. Esatto, Dracarys, bene, vedi, qualcuno che ti tratta come meriti. Ma Drogon 1975, il Drogon adolescenziale che brucio tutto, esco con gli amici, ci andiamo a fare la tenenza fuori la reggia. Ah, di pelle nera, di drago nera. Silvia ci dice Breaking Bad. Eh beh, le piace vincere facile. Ah, boh, ha visto Breaking Bad, si è messa in pari con il resto del pianeta. Guarda, sì. Io l'ho visto da poco, l'ho finito di vedere, devo dire che vedere tutte le stagioni di una appresso all'altra è stato pesante, sono arrivato alla fine e non ce la facevo più. Perché? Mi chiedo a Silvia, perché lo avevano snobbato? Cioè, forse perché pure io a volte quando tutti ne parlano bene di una, allora, di una serie, faccio la cosa, comunque palle... L'ha snobbato perché la droga fa male, posso dirlo? Oh. Ah, l'aveva già visto, ok. Un po' parlo più, la droga fa male, posso dirlo? Sempre e comunque, posso dirlo. Barbara, posso dirlo? non ho ancora finito di vederlo. Ok, allora stiamo zitti. Anche se Roberto so che è un grande estimatore di Better Call Saul, quindi... Allora, ragazzi, se parlo di droga e mi dite che devo ancora finire di vedere, vuol dire che non avete neanche iniziato, quindi... Ah, ecco, loro come film, scusa, loro hanno come film si sono recuperati tutta la saga di Star Wars, quindi bravi, avete fatto, ma spero che recuperati il 4, il 5, il 6, l'1, il 2, il 3 e basta, perché quella finisce la saga. Rogue One al massimo, dai. Rogue One e poi a me è piaciuto, a me è piaciuto proprio Rogue One. Sì, anche perché poi no, sarà uno spoiler questo. Anche perché poi cosa? Cioè, la trama di Rogue One... Non posso dirlo. Allora, la trama di Rogue One è riassunta nei titoli di apertura di episodio 4. Se voi leggete le prime 4 righe dei titoli di apertura, c'è proprio la trama di Rogue One. Allora, la trama... che sfruttiamo un buco di trama. Rogue One è come chiudere un buco di trama 25 anni dopo. Esatto. Ma non manco un buco di trama, dai ragazzi, sinceramente. No, non era un buco di trama, però perché c'era quel buco là? Non era mai stato spiegato. Sì, ok, ma era necessario, secondo voi? Ci spiego. No, non era necessario, però adesso che no, c'è è venuto figo, quindi esatto, cioè, hanno visto pure Han Solo con Daenerys Targaryen, che è la prima fidanzata di Han Solo, cioè che a me mi ha molto, come dire, mi è seguito proprio varie pugnalate al cuore quando ho visto Emilia Clarke fare quella parte, però vabbè, fa niente. Purtroppo ormai Emilia Clarke ha questa nomea di badass girl, no? Che è quella che sa picchiare, sa menare, comanda tutti, e quindi la prendono per... Poi fa una fine a merda. Spoiler? No, non fa una fine a merda, bene, non dire cavolate. Ecco. Vedetelo, così dico sempre, vedetevi i film per farvi un'idea, non dirò mai, non vederti questo film. Però... Troppo belli. Troppo belli è bellissimo, cioè ti fai delle risate terrificanti. Grazie Padre Pio, se non l'avete visto... Se l'avete visto, rivedetelo. Bene, la categoria so bad, so good, no? Così brutto. Perché non facciamo un live con film in cui parliamo di film trash? Io una volta parlo... L'uomo lupo contro la camorra. Bene, fatti il tuo programma e fai il programma Bender con Blackjack e Squillo di lusso, anzi senza Blackjack e senza programma. Bender distrugge il trash, non lo so. Trash Bender. Noi ne proiettammo la Croce delle Sette Pietre e fu il primo e l'ultimo film trash che abbiamo proiettato.
che poi parte con una scena inquietantissima di un'orgia, e noi siamo Tony, ma che cazzo di film c'è portato? Allora, io ti devo fare che loro a un certo punto fanno un flashback e invece di rimontarla rigirano la scena da un'altra parte. Tra l'altro ho scoperto in quarantena che esiste il seguito della cioè, devo ancora vederlo, me lo dicesti, devo ancora su internet non è reperibile, sono alcune scene e sono veramente peggio di quello degli anni 80. Tra l'altro è morto il regista l'anno scorso, mi sembra. È morto pure, mi dispiace, un grande, un genio, un visionario. Genio. Comunque ci ricordano anche quattro carogne a Malpasso, per chi sa di cosa stiamo parlando. Santo Caster e Tony Caster. Mamma mia, le interpretazioni più belle della storia del cinema in quel film. Cioè non si possono. Allora, io penso che in realtà nessuno nella chat abbia mai visto Dorme come film. No, neanche io ho mai visto Dorme. Allora, io non sono riuscito più a trovarlo online perché volevo riproporlo. E la storia di questo ragazzo. Che dorme. Che soffre di calo di autostima perché è troppo basso. E la sua ragazza lo lascia perché è troppo basso. E lui a un certo punto diventa una specie di supereroe perché è basso. Perché mangia carne cruda, perché il padre gli dice così si diventa per gli uomini. C'è una magnifica scena in cui lui fa un flashback di quando sta a una festa e per far vedere che è basso, praticamente vede tutti quanti dall'ombelico in giù così, la telecamera, però si vede l'ombra del cameraman che sta a quattro zampe così. si chiama Dorme perché lui continua a chiamare la sua ex ragazza e la madre risponde che non c'è, lei dorme, o dorme sempre. È una bella addormentata magari. Allora vi faccio lo spoiler sul finale perché chi se ne frega. Praticamente alla fine si scopre che il numero che lui chiama dell'ex ragazza non è il numero dell'ex ragazza, lei chiama semplicemente una ragazza a caso. E la madre a un certo punto si è cagata il cazzo e ha detto no, dorme. E si scopre che in realtà la ragazza che l'ha lasciato era la sua ragazza immaginaria. E quindi fa pensare... Si mettono anche insieme. Tony, ma come l'hai trovato questo film? Non lo so, non mi ricordo come l'ho trovato, non sono riuscito a ritrovarlo. Esiste? Il capolavoro della cinematografia moderna. O eri tu che quelli che dormivi ha sognato questo film? No, non figurati. È il tuo film immaginario, Tony. No, io non avrei saputo immaginare un tale capolavoro. Allora, dovevo solo dire questa cosa io, poi passiamo agli ultimi due argomenti. Quindi vuol dire un'altra ora dobbiamo stare qui. No, saremo più rapidi. Fumare. Ma come prendere? Ma non si può fumare su Twitch, non lo sai. No, non è vero, si può fumare su Twitch. Detto una cosa, ti volevo paura. Comunque, no, che con Salvo sempre, perché è uscito Amazon Prime, ci vedemmo anche Bombshell, questo film che parla... Ah sì, molto bello. Che è questo film che parla delle molestie subite a Fox News da tutte, diciamo, dalle stagiste fino alle principali giornaliste di Fox News da parte del loro direttore di rete, che però del quale avevo già visto la serie TV, che è The Loudest Voice, che ha vinto diversi premi, ed è con Russell Crowe, chiattissimo, cioè che è, secondo me è la sua più grande interpretazione, un Russell Crowe assurdo, non l'ho mai visto così in parte, però in questo film non c'è Russell Crowe, però ci stanno Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, per cui... Cioè, ho messo in chat il link dalla pagina Wikipedia del film che ho appena raccontato. Bravo Tony, però... Diciamo che io questo film l'avrei visto anche solo per Margot Robbie, però lasciamo perdere. Ora Benny scriverà sì, è vero. Sì, ma questo era un chiaro gioco tra me e lui. Però comunque sono fatti veri quelli che racconta il film. Sì. Che poi si ferma a un certo punto perché i film non riescono a... Purtroppo oggi noto questa cosa, che i film non riescono a sviluppare appieno queste tematiche che le serie TV ti hanno parlato per 8 ore. Che è successo, Bender? La luce? Fiat Lux. Vabbè, comunque possiamo passare alla domanda successiva, che è quello dei giochi. Valgono anche i videogiochi? Salvo. Sì. Giochi, videogiochi, quello che so.
Vabbè, giochi da tavolo, devo dire la verità, sto giocando un po' a due in particolare, Terra Mistica e come si chiama l'altro? Agraria. Grania. Agraria sembra un corso di laurea. Mo recupero il nome del gioco. Terra Mistica e la Grania. E di che cosa parla? Che sono giochi da tavolo. Terra Mistica è praticamente... ecco qua. Scegli un po' mappa di tutto il mondo divisa per territori, tipi di territori tra foresta, montagna, deserto, palude e quant'altro. Ogni popolo può costruire su un tipo di territorio e dopo che è costruito puoi modificare i territori vicino alla dove è costruito per poi poterci costruire sopra. Tipo i nomadi costruiscono solo sul deserto, quindi devi desertificare quanto più terreno possibile, costruire i tuoi edifici. Ogni popolo ha al suo schema di terreno che può utilizzare. È un gioco a punti, alla fine devi fare varie costruzioni, man mano che aumentano le costruzioni fai più punti. Interazione tra i giocatori non ce n'è tantissima, a parte rompersi i coglioni se ci stanno due città vicine e bisogna cambiare i terreni, e alla fine è un gioco a punteggio abbastanza lungo, ci bisogna rimanere abbastanza concentrati pure se sono solo sei turni. Invece l'altro è più veloce, sono quattro turni, dura un'ora e mezza più o meno, e devi gestire la tua fattoria, dalla costruzione dei tetti per le varie stalle che ti danno vari bonus, alle coltivazioni, agli allevamenti e quant'altro, e quelli sono più veloci. Invece come giochi proprio videogiochi, Fallout 4 a morire, l'ho finito proprio l'altro ieri, ho finito proprio completamente tutte le espansioni e il base, e mo non so se lo continuerò perché già mi ha stufato un po', devo dire la verità, ecco. Anche perché ci sono 5-6 giorni di gioco alla fine, sommando tutte le ore. Cioè quello poi quando salvi ti aggiorna il tempo di gioco. Sì. Bene, bravo Salvo, sei dato da fare. Giochi per computer. Fallout, ha detto. Fallout è un po'... Oddio... Civilization 6. Che con l'espansione è molto carino perché ti mette anche tutto il fattore climatico, quindi poi c'è lo scioglimento dei ghiacci, le inondazioni e quant'altro, è davvero fatto bene. Infatti se inizi a usare subito il carbone, le centrali al carbone, poi inquini tantissimo e non recuperi facilmente poi l'inquinamento che hai fatto. Infatti poi puoi costruire tutte le barriere anti-inondazione vicino ai fiumi e ai mari, perché altrimenti poi ti spazzano via tutte le città. Daddy Fox 2020 ti accusa di aver abbandonato Divinity. È vero, quello. Però adesso ho finito Fallout, forse lo ricomincio Divinity, così finisco il secondo capitolo e mi faccio il terzo, perché dovrei finirlo effettivamente, hai ragione. Sibyl sta incazzatissimo. Chiunque sia. Avete fatto il party. È un personaggio. Un personaggio di... Invece di New Vegas. New Vegas l'ho giocato pure con tutte le espansioni, però adesso non ce l'ho qui perché avevo un vecchio account, ho perso la password e non la ritrovo. Quindi io non vedo l'ora, ragazzi, che facciamo il party per Baldur's Gate. Non vedo proprio l'ora. Quasi, tantissimo. Sì. Con tanta violenza proprio. Se dobbiamo fare il party, quasi quasi lo compro anche io a questo punto. Io faccio il party. Calamma, facciamo un mega party terrificante. Vabbè, bisogna vedere come si gioca online e quante persone si può giocare contemporaneamente. Sì. Se tipo divini di sarà 4, sì. Oddio, erano fino a 6 persone nel party. Sì, ma adesso saranno 4. Ragazzi. Facciamo la città e poi si divini. Non è un morto, Tony. Zitto. Divinity è fino a 4, che quando fai le partite condivise si può giocare anche, che ne so, solo a 2, ognuno gestisce 2 personaggi, oppure si può giocare a 3 o a 4 e ci si divide tutti i personaggi. Poi naturalmente se si gioca in partita e tutto e si vuole andare insieme avanti nella storia, bisogna darsi poi degli appuntamenti, ti connetti tutti insieme e ogni volta ricomincia la partita là. Però io ho fatto fare l'Huffling Bender.
In Baldur's Gate. Bender è una classe, giusto? Sì, sì, penso di sì. Io voglio fare il paladino. Diablo, no, ma diceva Francesco Diablo 2 online. Ah, no, io giocavo Diablo 3. Io ho il 3, ho giocato online, il 2 mai. Diablo penso sia 2, penso sia il gioco a cui ho giocato di più in vita mia. Sì, penso anch'io. Tipo un'estate intera, 24 su 24. Ecco, dovremmo rifarlo effettivamente, visto che sì, tra un po' ritorniamo in fase 1. Una volta quando si aveva il tempo di fare queste cose, le potevi fare. E ragazzi, stavo tipo in seconda superiore. Esattamente. Cioè, io in seconda superiore, tra la prima e la terza superiore, penso di aver fatto tipo 800 ore di gioco su Final Fantasy 9. Cioè, cioè proprio sul, poi sul 9 le fatte. Sul 9, no? Com'è possibile sul 9? Allora, sul 7 magari, il 7 non l'ho mai avuto. 6, 7, 8. Il 7 non l'ho mai avuto, mi si cancellavano i salvataggi ogni volta che arrivava a metà del primo CD, a un certo punto mi sono cacato il cazzo. Sì. E, il 9 in realtà ci ho perso un sacco di tempo a giocare al gioco di carte. Io ho giocato solo al 7 e all'8 di Final Fantasy, ho fatto solo il 7 e l'8, il 7 per me è imbattibile proprio mai nella vita. Io il 7, allora tu devi sapere che la materia quando la porti al livello massimo ti dà un'altra materia di primo livello della stessa materia. Tu conta che avevo la Knights of the Night, che era il GF più forte che potevo fare. Avevo portato tre volte al quinto livello, tutti e tre i personaggi avevano quella materia al quinto livello, io avevo portato tutti i personaggi al livello massimo e per fortuna mi continuavo a dare esperienza alle materie dopo che ero arrivato al livello massimo, se no non potevo mai farla sta cosa. Allora, io te l'ho detto, ho giocato solo il 9, in realtà il 9 io me ne sono innamorato, secondo me è un gioco bellissimo. Però capito, io ho fatto un sacco di ore di gioco anche perché per esempio piavo il Chocobo, c'era la caccia del Chocobo dentro il giardino e facciamo le sfide io e mia sorella chi faceva più punti, chi raccoglieva più tesori, esattamente. Quindi in realtà ho fatto pure tutti i minigiochi, pensavo averlo concluso al 100%, mi mancava solo l'ultima arma di un personaggio perché doveva arrivare a metà del quarto CD in 12 ore e io quando l'ho scoperto avevo già 400 ore di gioco. non ricomincio, non fa niente. Ma in realtà io il 9 lo vorrei riprendere perché ci giocai soltanto. L'unico di Final Fantasy a cui ho giocato soltanto quando uscì e poi non l'ho più ripreso. Per esempio, il 7 ci giocavo spesso. L'8 ci ho rigiocato non troppo tempo fa. Il 10 pure l'ho ripreso un po'. Naturalmente fino al 10. Poi il 13 l'ho giocato una volta, ho detto no, ciao. Però il 9 proprio, in realtà non mi ricordo quasi niente. Non mi piacque così tanto come l'8 e il 7. Come il resto della tua vita da 5 minuti. In realtà io penso che, ho detto, non posso fare i paragoni con 7 e 8 perché non avendoli giocati, però secondo me è una bella trama, è una bella storia, i personaggi sono molto carini. Sì, questo sì, però mi è piaciuto un po' di meno degli altri due, perché anche gli altri due, 7 e 8, è una trama solidissima. Anche forse come trama il mio preferito è il 6. Se potete recuperatelo. Il 6 è sempre, ma l'hanno fatto tipo una remastered ultimamente, sì. O era il 7? Il 7 hanno fatto il remake, non la remastered. Mio fratello poi il 9 è quello che immagino io quando leggo l'ambientazione di Eberron. Sì, c'ha un po' di cose così. No, comunque se vi capita giocate al 6, lo potete trovare, se avete la cartuccia potete scaricarvi la ROM su un sito di ROM e potete giocarci su un emulatore. Io il 7 lo giocherò fra un paio di anni perché non mi va che mi devo comprare l'avventura a pezzi e mi rompo il cazzo. Quando fra un paio di anni la finiranno, mi compro il completo. Ci può stare. C'è Daddy Fox che dice: Bender, se sei, ma gioca a Terraria. Stavo giocando, sì, un altro gioco a cui giocavo era Terraria. Terraria è un sandbox, sì, perché abbiamo smesso da un po'. È un sandbox stile Minecraft, però è bidimensionale, molto più sull'arcade. Però è molto molto carino perché sono una marea di cose possibili da poter craftare, già nel gioco funziona, sono dei personaggi, avete un piccone, scavate, raccogliete materiali, combinate, create oggetti, da una forgia con cui poi prendete il ferro che trovate scavandovi, potete creare armi, armature e tutto il resto, fino andando avanti pian piano. Poi il gioco prende una piega GDRistica verso la metà, perché ci sono anche oggetti magici, divisioni tra classi, tutto il resto. E possibile anche affrontare dei boss, ci sono particolari eventi che accadono. È un gioco del 2007-2008, mi sembra, però la community è ancora bella attiva. Tra l'altro, tra una settimana dovrebbe uscire l'ultima patch, l'ultimo aggiornamento del gioco.
È molto molto carino. Anche Tony ci ha giocato un po', a parte la sua casa a Cactus che non ha mai finito. Allora, io giocai a Terraria molto tempo fa, quando avevamo un server con Piero. Poi come ti ho spiegato, non sto giocando più la sera a computer, perché dopo che passo tutta la giornata su questa sedia a guardare il computer, mi rompo il cazzo, chiudo tutto e... Cambia sedia e va a vedere a giocare a PlayStation. Devo comprare una sedia, anche perché mi sta portando il torcicollo un giorno, una settimana, sì, una settimana la nostra sedia. Io vabbè, Tony, la soluzione è una. La vuoi sapere? Taglia la spina dorsale. Salvo, non è, se, è bannabile su Twitch questa soluzione. No. È un crimine, no, contro l'umanità. Non richiede nessuna delle due parole bannabili. Vabbè, per ora. Quali sono le due parole bannabili, scusate? bravo, Peter. Comunque, no, alla questione, sai che ogni lunedì Tony si sveglia e non sa se avrà il torcicollo. Dovrà correre per salvarsi. Il torcicollo si sveglia. Che non può alzare il collo, il che è fastidiosissimo lavorare al computer così. E quindi la sera non gioca. Tony, vai delle fiere a fare questa faccia, che era simpatica. Sì, sì, un altro gioco a cui stavamo giocando è Left 4 Dead 2. Anche questo è un gioco vecchiotto, però è sempre divertente. Apocalisse Zombie si gioca un cooperativo a 4, prima persona. Bisogna salvarsi, scappare. Molto divertente, perché stanno con alcuni momenti di panico e abbiamo avuto modo di giocare con una nostra amica che urlava qualunque cosa accadesse, quindi non potevi fare una minima tattica perché c'era lei che urlava: ah, gli zombie mi hanno preso! E quindi, finalmente no, insulti per me, merdaccia, finalmente degli insulti. Toscano dice che chiamalo così fate squadra di Siem su Left 4 Dead. Ah, per me va bene, figurati. Ah, io non ce l'ho, ma il mio computer non regge niente, quindi... Ma Left 4 Dead è del 2009-2010, cioè pure sto andando a cade il computer guardando YouTube, ha detto che era finita la RAM. Non è possibile. Non c'è una memoria virtuale, cose, vabbè. Non ho capito cosa volesse dire quel messaggio. uso un computer, cioè questo è... Ma non ti so dire, abbiamo finito tutto, dottore. Dobbiamo solo spegnere. Tony, quindi tu giochi al solitario in questa quarantena, giusto? Allora, io ho smesso di giocare online al PC quando è iniziata la quarantena, per il motivo che ti ho detto del lavoro. Infatti non accedo, io sul PC mi leggeva solo League of Legends e non ci gioco da 3 mesi praticamente. Ma meno male. Vabbè, ma tanto rigiocavo per spizio di cazzo con Davide e passa la serata, niente di più. Alla PlayStation ho fatto un po' di giochini, infatti, perché ho fatto quello quando avevo tempo libero. Ho finito Nioh, ne ho parlato inizio quarantena, che è una specie di una via di mezzo fra un Dark Soul e un Diablo, sostanzialmente. Cioè, un Dark Soul okay, però molto parametrico. Cioè, che tieni i livelli finiti. Ah, ok. Hai le statistiche che salgono, le armi che puoi fare, le combinazioni. Ciao, scusatemi ragazzi, ciao Silvia, ci sta lasciando. Addio Silvia. Ciao. Dicevo, quando hai detto misto tra Diablo e Dark Souls, pensavo numero di nemici di Diablo, difficoltà di Dark Souls, quello sarebbe interessante. Sì, troppo. Il problema sai qual è? Io l'ho finito, però l'ho quasi platinato, manca un po' un solo trofeo. Però non penso che andrò oltre il Game Plus, perché la difficoltà è aumentata in maniera, per alcune missioni, e in maniera proprio artificiosa. Cioè, ci sono alcune missioni che in realtà è semplicemente abbiamo un'arena più piccola con più nemici più forti. Okay. E in realtà fa schifo così, secondo me. Tipo, per favore, vammi a comprare il sale dal negozio qui di fianco, diventa per favore vammi a comprare il sale nell'altro continente, praticamente. Sì, esattamente. E dato che non sono necessarie quelle missioni, le ho saltate. Poi ho giocato a The Order. Ah, The Order, che tipo si conosce in 6 ore praticamente, da quello momento. Ho trovato in sconto a manco 10 euro, e per 10 euro ne valeva la pena, perché era molto corto, senza rigiocabilità, neanche molto profondo. La storia, in realtà è bella l'ambientazione, la storia è banale. Era Londra 1800. È molto bella, una Londra vittoriana steampunk. Molto bella. E mo ho comprato e sto giocando a Death Stranding. Com'è? L'hanno consigliato?
le prime 4 ore di gioco ho effettivamente giocato 20 minuti perché è pieno di filmati. Giusto. Poi in realtà sai che non lo trovo un gioco esaltante, però poi mi rendo conto di averci giocato 3 ore. Cioè, nel senso, devo segnare il pacco da una zona all'altra, no? Però poi mi dilungo, vado a prendere quell'altro oggetto, devo attraversare quella cosa, vediamo se riesco a costruire il ponte qua. E questo è il per colpa tua, i pacchi arrivano tardi quando uno li ordina, vedi? Che ne sai, il corriere della Bartolini, che ne sai? Non è il Covid, è colpa di Toni. Esatto, è sempre colpa di Toni. Però in realtà il gioco poi a un certo punto ha cominciato a decollare, la sua trama adesso ce l'ha, però io ho passato le prime 10 ore di gioco senza sapere cosa cazzo succedendo. Vabbè, è un gioco di Kojima, che ti aspetti? Il gioco di Kojima prende tutta l'ambientazione, te la chiava in mezzo e poi capisci tu che sta succedendo. Esattamente. Lallilulelu. Esattamente, quindi a un certo punto quelli cioè, i personaggi, i PNG, cominciano a usare le sigle per rivolgersi alle cose, ma tu non sai neanche cosa sono quelle cose delle sigle. Sì, c'è questo QR, poi devi prendere questo BB, fare... Oh, ma che cazzo stai dicendo? No, se finisci il gioco, arrivano i titoli, dico che fai, cosa cazzo ho giocato? Hai presente un cazzo. Ti ritrovi, che ne so, a seguire metodi matematici senza aver fatto neanche la seconda superiore. Sì, voi non lo vedete, ma Claudio è sempre lì. Sì, sì, è il green screen. Ad esempio Sherlock, quando lui si mimetizza, Sherlock Holmes, il film, quando lui si mimetizza, esatto. Dice Roberto che Claudio ha cassato l'invisibilità. No, devo riprendere il cellulare che avevo buttato per aria, però quindi... Ah, a proposito, Tony, ma qual è il gioco a cui stavate giocando, quello dell'approccio, là, come cacchio si chiama? Super Seducer. Sì, perché non facciamo un live qualche volta su questo numero? È vero, con Davide e alcuni amici di un ragazzo con cui giochiamo su League of Legends, siamo in 3 che giochiamo, alcuni amici sono aggiunti, c'è questo gioco di questo youtuber che si pubblicizza come super seduttore. Praticamente lo giochiamo in streaming, cioè Davide lo osta e noi guardiamo e prendiamo le scelte insieme. Ci vedete il trailer così lo commentiamo tutti assieme? Per favore, senza audio, per favore no, perché è imbarazzantissimo. Appunto, dobbiamo commentarlo tutti quanti, per favore, vi prego. Infatti il tuo programma trash, questo super seducer, che sarebbe lui, ti mette un tot di situazioni dove tu devi conquistare e avere un appuntamento con questa ragazza. Fa la scena di filmate e poi le 4 scelte e poi alla fine fa la scelta, fa un attacco di una trentina di secondi filmato e poi c'è un suo commento sul perché è una scelta giusta e una scelta sbagliata. La cosa bella è che il gioco è interamente prodotto da lui. Quindi nessuno tutto ha speso... tramite YouTube, tra l'altro, giusto? Il problema è che a parte molte scene particolarmente imbarazzanti, particolarmente cringe, perché ad esempio sono palesemente sbagliate. Ad esempio, tipo che magari sei al ristorante e hai incontrato sta ragazza al bar, dopo aver fatto una mezz'oretta di chiacchierate decidi di invitarla nel bagno. Oh, e lei ovviamente rifiuta. Perché altrimenti pensa che tu sia un maniaco. Il nome di questa ragazza della strada, la scelta è fare finta che ti è caduto il portafogli per guardarne sotto la gonna. Molto giapponese, comunque. Esattamente. Fatto sta che, sai qual è il fatto? Molte volte abbiamo dei problemi perché ci sono delle scelte che potrebbero essere sì, no, boh, però in realtà devi capire tu come interpreti quella cosa che ha scritto e lui come ha deciso di interpretarla. Esattamente. E soprattutto lei come ha deciso di interpretarla. A un certo punto c'è una scena dove stanno queste due ragazze su un divano che stanno chiacchierando al bar. Tra le varie scelte c'era tipo... apparire dentro il divano tipo marmotta, tipo appariva così e cominciava a fissarle. Che l'abbiamo vista, era ovviamente quella sbagliata. Ah, io l'avrei fatto. Noi l'abbiamo scelto, però era quella sbagliata, secondo me. Alle volte è giusto per vedere quel cazzo. Quando sbagli ti fa rifare la scena. Come la vita. Ma fa vedere che poi queste pigliano un coltello e lo uccidono quando esce così con la testa all'impegno. Solo nel DLC, Claudio, salvo, nel DLC. Tipo si alzano e se ne vanno. O chiamano i carabinieri, tipo. La scelta giusta in quel caso era tipo avvicinarsi a loro e dire stavate parlando di me. No, perché? Tipo, perché non stavate parlando di me? E a noi sembrava imbarazzatissimo una cosa, ma secondo lui era la scelta giusta.
Lo so, prova a farlo qualche volta. Vai su una video. No, Roberto, non lo so, ha scritto una parola che è stata bannata perché sono usciti. No, credo sia un link. Io ti ho detto che non si possono mettere link. Però ho fatto un po' di testing di. Dobbiamo iniziare il 2 e quando pare in procinto un 3 che deve uscire a fine 2020. Quando vi do il link, pure Francesco lo dice, però avevo detto che non ho scritto che non si possono mettere link. Okay. Siamo mai che viene gente a fare pubblicità con le cose così. Esattamente. Ma io prendeteci i soldi e fate pubblicità. Ma io prima l'ho postato il link, non lo so. Io prima l'ho postato, non so se me l'ha. Ma tu sei un moderatore. No, il tuo link l'abbiamo visto, Tony. Io posso fare un po' quello che cazzo mi pare. Esatto. Esatto. Serve un moderatoni, sì. Un moderatore. Teniamo perfetto. I toni bassi. Esatto, abbassiamo i toni. E io partirò solo 2 secondi quello che ho giocato. Bender, a cosa ho giocato io secondo te? Lord of the Ring Online? No, solo a Roll20. Solo a Roll20. No, solo ah, e poi ho giocato a Roll20 un milione di volte. Cioè, però vabbè. Io ho giocato tipo 200 ore su Roll20 ora ho passato, con 2 campagne. Però penso di stare attorno all'80 io. E dirò di più, mi vergogno di me stesso perché ho anche pagato ben finora 9 euro per 2 mesi plus. Io che ho sempre osteggiato questa roba, ho pagato persino 9 euro, però mi ha permesso di continuare le mie campagne, che devo fare. Però io l'ho apprezzata come piattaforma in realtà, perché sì. È vero che l'abbiamo utilizzata solo per necessità, però non è malaccio. Cioè, no. Io mi sono trovato male spesso, ad essere sincero, perché ho la difficoltà di mantenere alta l'attenzione dei giocatori al tavolo, okay. Perché si distraggono molto. Tony, lo sai che nella mia campagna si distraggono meno rispetto a quando giochiamo da noi. Io ogni volta devo ripetere 50 volte. Però è molto carino su molte altre funzionalità. Il fatto della scheda che tu clicchi sul link e tira da solo, molto comodo. Ti calcola i punteggi in automatico quando fai level up, così devi andare a controllare. Molte funzionalità carine. Io penso che la versione premium, che tiene pure l'illuminazione dinamica, può essere molto bella. Sì. Mi sono ritrovata a usarla, in realtà mi ha impallato tutta la sessione, perché domenica scorsa ho partecipato, mi hanno infilato come master in una di competizione in una epic di Adventures League, praticamente era questo avventura ufficiale multitavolo che si doveva fare al Comic Con di Napoli, se ho capito bene, ma poi non si è fatta più e l'hanno fatto online. E c'erano associazioni di tutta Italia a partecipare online, ognuno teneva i suoi tavoli. A parte l'avventura era scritta malissimo, faceva schifo anche se era ufficiale. L'illuminazione dinamica a un certo punto ha fatto in modo che i giocatori non potessero vedere più niente sulla mappa. Non si riusciva a disattivare e io ho dovuto fare una parte di sessione tagliando. No, quasi, perché mi sono tagliato la mappa che io riuscivo a vedere. L'ho messa su Paint, ho dovuto streamare su Paint. Che su Paint è stato orribile. Fortunatamente mi ero preparato la stessa mappa, me l'ero preparato sul mio Roll20 senza illuminazione dinamica, abbiamo giocato su quello. Ok, vabbè. No, i potenti mezzi di Tony, su Paint. No, mi lamentavo anche perché ero stato messo abbiamo giocato domenica, mi hanno detto sabato sera che si doveva fare sta cosa, non conoscevo l'avventura, non conoscevo niente. A un certo punto mi chiedevano cose, ma il mio amico si è iscritto, dove sta? Io rispondo, che cazzo ne so, ragazzi, veramente. Tony, ma stai calmo, devi essere più calmo, Tony. Però poi i ragazzi al tavolo hanno apprezzato la mia volontà di riuscire a portare a termine. Esatto, portiamolo a casa oggi. Dai. Quanto stiamo col minutaggio? Abbiamo anche superato quello che dovevamo fare. Quello che hanno fatto mi hanno chiesto i giocatori, perché mi hanno detto ma voi comunque entro le 6 dobbiamo finire, e erano le 5:15. Ho detto no, ma noi hanno detto fino alle 7. Come fino alle 7, ragazzi? Ma cioè, io ho un mal di testa già da 3 ore. Tony, vuoi fare queste cose? Vabbè, almeno non hanno pagato. Ma... No, non mi hanno pagato, sicuro. Tony, tu sei il master, tu potevi fare, vabbè, iniziamo l'avventura, bene, siete tutti morti, è finito. Oh, che bello.
sapevo perché era una multitavola ufficiale organizzata da qualcun altro. Sono tutti morti. Cade un meteorite e siete tutti morti. Ragazzi, sicuro, ho mal di testa, la finiamo un'altra volta. Secondo me la prossima la finiamo a salvo, sicuro. Io stamattina stavamo parlando con Davide, no? E abbiamo considerato il fatto che all'inizio dell'anno tutti quanti hanno parlato del fatto che l'anno fosse il 2020 del doppio critico. Mm-hmm. A parte secondo me il critico ha tirato il master, perché ed è pure particolarmente effettivamente. A un certo punto Davide ha pensato, ma è sicuro che il master non è salvo? Mi ha condiviso una notizia di stamattina di una mappa che ha rilasciato l'intelligence tedesca, in cui non c'è Israele. E la cosa che cosa avranno voluto dire? Non saranno mai. Ovviamente la del software. Tony, puoi ripetere che non abbiamo capito io salvo. Stamattina mi ha condiviso una notizia, Davide, di una mappa di non mi ricordo che cosa, che ha rilasciato l'intelligence tedesca, dove non si vedeva Israele. Ah, ok. Se lo fanno i tedeschi è preoccupante, sì. Guarda, questa è quella dell'anno prossimo. Noi ci dissociamo dall'intelligence tedesca. Comunque no, i giocatori erano decenti, però cioè, erano tutti di primo livello, tipo, fa finta che molte cose non le facevano. Sì, pure a me la prima volta che ho giocato è stato frustrante per me da master, è stato proprio frustrante. Le prime due sessioni che ho fatto sono veramente... Bender l'ha vista la mia prima sessione da master su Roll20. Stavo disegnando le onde e gli squali. Esatto, perché stiamo a fare la campagna di pirati, capito? Tanto è la campagna di Pathfinder che io sto rendendo in quinta edizione di D&D. È carina come idea, pure il fatto di fare i pirati è divertente. A parte Milena. Non è vero, Milena. Senti, sono tutti divertenti i personaggi, dai. No, vabbè, io su Roll20 gioco senza mappe, veramente quando serve qualcosa faccio il disegnino, dico, raga, questa è la strada, come farei sul tabellone davvero al tavolo, però online, che io potrei preparare le mappe, ma non lo faccio perché non c'ho voglia. Bravo, bravo. Ah, e invece io queste 200 ore secondo te come le ho passate, Tony? Sperando le mappe. Ma infatti non avevamo l'illuminazione dinamica, però Claudio si metteva lì e metteva i quadrettoni neri che toglieva all'uopo. Infatti non so quanti ne ha fatti, perché a un certo punto ho visto quasi ogni casella teneva un quadratino, praticamente, detto io. È molto più facile quello che pensi, Bender. Molto più facile quello che pensi. L'ultima sezione Roberta diceva, non vedo niente, Claudio, ma dov'è che l'ho oscurata? C'erano le cose... Ho detto, guarda, non la devi vedere proprio perché l'ho oscurata io quella cosa, però vabbè, figurati. Poi è più facile quello che pensi, non è difficilissimo. L'unica rottura di scatole è che per ogni cosa mi viene in mente di, lo sai, forse di questo mi servirebbe l'immagine, perché non potendo mimare bene il personaggio con la mimica facciale e tutto, allora cerco di trovare le immagini di qualsiasi cazzo di cosa che quando sto dal vivo non faccio mai, cioè se non c'è sul manuale non è che mi scervello a cercare un'immagine in qualche modo. Potresti provare a attivare la cam su Discord, raga, su Discord, scusami, su Roll20. Di banda serie, no, cioè, già dovete guardare un tabellone, potete guardare a me, cioè un casino totale, capito? Quando abbiamo interazioni sociali guardiamo te direttamente. Esatto. No, io quando gioco dal tavolo mi preparo sempre le immagini, se incontrano qualcosa che ho preparato le immagini faccio finta di mostrare la diapositiva e giro il computer. Esatto. Cioè, Benny, domani deve andare al lavoro, è sabato, comunque l'unica cosa che volevo aggiungere è se fate in tempo andare sul sito della Wizard of the Coast, magari riuscite anche a trovare le cose gratuite, perché le hanno messe finché c'è la quarantena negli Stati Uniti, le trovate, ma quando finirà, ora già alcune cose le stanno togliendo gratuite, quindi affrettatevi ad andarci, perché potrebbero, le stanno cominciando a togliere queste materiale a gratis, allora sì. Se vuoi lo possiamo anche mettere in sovrimpressione, Bender, se lo trovi.
Gattoni. Allora. Non ho capito. Nel frattempo che Bender cerca. Salvo, parliamo del... Ce l'ho qua. Ah, si mette che te lo metto la mia grande regia. Con un clic. Qua che lo rifate i cazzi miei. No, io voglio farmi i cazzi tu. No, 10 euro. Allora, ho trovato questa qua. Vediamo un po' sperando che non siano free material. No. Sono andato sul sito, la campagna particolare. Sì, dovrebbe campagna. Essere... Allora, questa settimana, fino a, dal 4 maggio, allora, Treasure of the Broken Horde, 5 mini avventure da un'ora per livelli 1 e 2. Non c'è male. Sono anche i disegnini da colorare, nel caso. I disegnini da colorare sono bellissimi. Ah no, è davvero il disegnino da colorare. Sì. Sono Francesco, sono lasciati per i bambini piccoli. Cioè, hanno fatto questa linea. Ogni settimana rilasciano un disegno da colorare per i bambini. Oh, che bello. Tipo, mamma, guarda, ho colorato il liccio, oh mio Dio! Ci sta il Beholder, ci sta il Mind Flayer, c'è da colorare, sì. Oh, il Beholder lo voglio vedere. È bruttino, meglio il Mind Flayer, come immagine. Che è aperto? Ah, questa è l'immagine da colorare. Che cos'è? Un lich? Un liccino, con un chierico che... È un chierico, sì, che prova a scacciare. Sì, sì, è un po' ma un tu non puoi passare. È una scena da tu non puoi passare. Lui è il mio preferito. Aiuto, sì. Che sto facendo qui? Sì. Bello, 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 disegnarlo bello rubicone. Cosa è andato storto nella sua vita? Proprio in quelli no, molte cose si è arrivato fin qui. Comunque, se avessi avuto una freccia nel ginocchio. Uguale l'ho fatto giocare ai giocatori della mia campagna della domenica, che è ambientato a Waterdeep, nel misterioso vicolo blu, così viene chiamato, che si trova nel quartiere del mare. Lo so a memoria questa cosa, perché mi trovo alquanto preparato questo release, che però io ho comprato, quindi bravo Claudio che ha buttato $6 per questa avventura. Questa avventura, sì, l'ho comprata un anno fa più o meno, l'ho comprata, e l'ho giocata anche in associazione, quindi pensa un po'. Sì, l'ho comprata qui, proprio su Dungeons, su questo sito qua. Allora, qual è il sito dove... Guild? Sì, su questo sito io ci avrò buttato un centinaio d'euro, più o meno in generale, perché è quello ufficiale, diciamo. Sì, comunque ogni settimana rilasciano cose, tra cui anche su Roll20 hanno rilasciato avventure gratis, e non solo su... Francesco, se si fa a Lucca, speriamo a luglio diano buone notizie. Scusate, penso sia difficile. Ragazzi, io, tendenzialmente non lo so. Io forse il governo... Beh, non lo comprerò, infatti. Forse il governo lo eviterei di fare Lucca, però lasciamo stare. Non so se il governo ci richiuderei un'altra volta dentro perché nessuno ha capito un cazzo. Ma no, madonna mia, lasciate uscire la gente. Basta che il primo che sbaglia viene ucciso. Se muore per un proiettile in testa, di candidarti alla regione. Io guardo in maniera Salvo. Del tutto egoistica. Se questa situazione non si risolve, io non riesco a scendere prima di Natale. Salvo, noi ci dissociamo da quello, perché questo è forse peggio delle parole che hanno detto, che non si potevano dire. io appena faccio questa cosa mi do una settimana di ferie e me ne dovevo venire là, perché io non ce la faccio più, come vi ho detto. Però qua di questo passo veramente se ne parla l'anno prossimo, perché qui a Milano sono dei cretini a quanto pare. Ok, ragazzi, comunque, morale della favola, scaricatevi, il materiale è gratis, perché la Wizard of the Coast è una rabbina e quindi dovete fare di tutto per... All'inizio quarantena la White Wolf ha messo gratis un ottimo manuale. Infatti li ho presi quasi che mi sono perso Oblivion, però... Sul consiglio dei miei legali, la Wizard of the Coast è una grandissima azienda molto solida che ci fa molto divertire con i suoi prodotti. Un sorriso diverso, un cuore, questo evento un prodotto. Perfetto, andiamo all'ultimo punto, così... Cosa c'è l'altro punto? Oh mio Dio, se voglio fumare! Ma puoi farla! Ma la risposta tu, nel tuo caso, è no, non ho letto mai niente in vita mia perché ho appena imparato a leggere. No, in realtà, allora, comincio io, sto leggendo... Ah, scusami, mi salvo, è vero, tocca... No, vai, è uguale, prima, dopo. Io non so le cose. No, Francesco Toscano gli dice che tu puoi fumare su Twitch. Se no, non puoi fumare in casa, però. No, posso fumare in camera, esatto.
Avevo cominciato a leggere Bay City, cioè il libro da cui è stato tratta la serie Altered Carbon. È il primo libro, ho letto non troppo in realtà, perché sono troppi anime da leggere, da vedere, sì. Però è molto carino, si legge molto bene, è abbastanza crudo anche come la serie. Tra l'altro, se non avete visto la serie Altered Carbon, vedetela se potete, accattate quel libro. Tanto te l'ho già detto che lo scrocco da te, quindi a posto, perfetto. L'ho già prenotato. Sto leggendo il manuale di Seven Sea, perché volevo sempre pensare a organizzare una... Mica c'è Mario che sta ascoltando? No, non penso. Siamo un nego 7 persone, non so chi siano, però uno sono io e sto facendo il moderatore. Francesco Toscano, gli altri non so chi siano. Comunque, okay. Farmer coreano, i boy, la bot farm coreana. Che... Credo ci sia Daddy Fox ancora, perché ho visto postato una cosa. No, qualche no. Daddy Sugar. Salvo, tu hai letto qualcosa? Il condominio che parla di un grattacielo che fa di un condominio che è dentro un grattacielo. Però sto faticando a finirlo perché non mi piace un granché, devo dire la verità. All'inizio mi mancano proprio gli ultimi 4-5 capitoli, una trentina di pagine forse, massimo 40, insomma. Però stanno scendendo proprio difficoltà, perché per me è un po' inverosimile la situazione che si crea nel libro. Che stanno queste persone chiuse in questo grattacielo di 40 piani, che è proprio un condominio, e a un certo punto la situazione degenera, ma non per un motivo, perché come era scritto all'incipit io pensavo che ci fosse tipo un blackout, rimanevano chiusi nel condominio e la situazione si degenerava, invece sono tutti liberi di entrare e di uscire, ma a un certo punto iniziano a farsi la guerra tra i piani e nessuno chiama polizia né niente, e quindi mi sembra troppo inverosimile come cosa, non mi è piaciuto un granché. Hanno un senso, perché loro dicono che quello è il loro mondo, non vogliono far entrare altri e tutto, però sembra sempre molto forzata la cosa. Non l'ho mai letto questo Metro 2033, comunque, perché chiede Francesco. Non so neanche chi sia, cioè chi l'ha scritto, sembra la trama. Non è il videogioco Metro? Non lo so, ma l'ha scritto Letto, quindi penso sia... Non lo so, vabbè. Io è tornato sul buco. È un film. È un videogioco che è un romanzo. Ma di Metro 2033. Mentre il buco io non l'ho visto, ma Roberto è proprio fissato questo buco. No, Tony, tu invece in questo tempo hai lavorato sullo fatturato? No, allora, io per cena sto il secondo libro della saga di Terramare, che mi è piaciuto un sacco. Aspetta, non mi ricordo il nome, lo cerco. Hai capito tutto? Non l'ho mai letto, non ricordo il nome del libro perché ce l'ho nel librone gigante, quindi non mi ricordo il titolo. Le tombe di Atuan. Ecco, per esempio, io mi sa che per via del fatto che il Trono di Spade e la Mondadori l'ha diviso in 12 parti, io secondo me alcuni titoli non me li ricordo di quei 12 parti, che sono fittizi. Sì. E poi ho recuperato, perché c'erano gli ebook a pochissimo prezzo, ho recuperato gli ebook di libri di Ortolani, Star Rats, L'Alba dei Morti Viventi, come ricordo come la chiamate. E mi stavo finendo di leggere anche sempre di Ortolani, Due bambini e altri animali feroci, che parla di quando lui ha adottato le figlie. Ed è veramente molto bello. Veramente molto, devo leggerlo bello. Quello. Devo recuperarlo. Claudio, Io invece mi sono letto... Devo finire di leggere Cent'anni di solitudine, che mi sono fermato a metà, lo devo finire di leggere. Ma già l'avevo letto in passato. Che bello. Hai altri 70 anni per leggere. Veramente molto molto bello. Io invece, per via che qualcuno mi taggò chiedendomi qual è un libro che preferisci particolarmente, mi sa Valentina mi taggò. A parte tutti, ne si spera. Ma dovete capire che vorrei sfatare questo mito, approfitto per questa trasmissione per fare uso privatistico del mezzo privato. Hai cagato il cazzo. No,
No, perché il mio libro preferito è Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, e penso che questa cosa che Claudio Ricci si riduce a Tolkien è un po'... Vabbè, se Umberto Eco avesse fatto dei libri fantasy, allora, tu... ragazzi, dice Presidente, un'opera col favore delle tre. Esatto, Claudio l'ho fatto. Baudolino, che è una sua opera, è un'opera fantasy. E io ve la consiglio, che è molto molto bella, Baudolino, ambientata nel... Devi ancora finire di far leggere L'isola del giorno dopo. Che è il peggiore, probabilmente, dei libri. Lo so, però mi hai fatto cominciare a leggere, poi sapevo a fine. Ma come te l'ho fatto a cominciare a leggere questo libro? Quando andammo a Milano, lo avevi portato, me lo mi sembra. Ah, perché ce l'avevo a Milano, cioè ero, tipo, sarà, tipo l'ottava rilettura che facevo di... Può essere. Infatti l'hai dato a me e tu ti leggi, ok? Sì, perché non l'avevo letto. So perché, forse l'ho confuso con qualcun altro, perché non è quello che preferisco di più dei libri Umberto, però è bello anche quello, non è che è brutto. Sì. Però dicevo, quello che ho letto è questo, 1984. Giorgino. Con la copertina più strana della storia, sì. Perché poi... si apre così e c'è la faccia grande. I bondatori non so cosa c'è quel giorno. Quasi fumano. È la stessa versione che ho comprato mio fratello, perché lui se lo voleva leggere e non lo comprava mai, gliel'ho regalato. Soprattutto gliel'ho regalato perché una volta lo stava cominciando a leggere e gli disse, che non gli piaceva. Non gli piaceva 1984? Cioè, aspetta, no, aveva una motivazione. Perché, cioè, lui piaceva molto tutto quanto l'ambientazione, ma si scocciava del fatto che parlava... troppo per lui, diciamo, della storia tra i due protagonisti. A un certo punto ho detto, ma che sei fatto più grande, rileggitelo e fammi sapere. Sì, quanti anni aveva tuo fratello? Penso che ne avesse una quindicina quando ho cominciato a leggere. Io l'ho letto a 15 anni e... Anche io, però, capito, lui si è fermato su quella cosa. E poi infatti con la rete ho detto, in effetti sì, ho detto una stronzata, perché io dicevo che quella storia serve a spiegare il resto del mondo intorno, come funziona, non è la storia per la storia, ma è la storia perché ha un fine di trama, diciamo. Io penso che lui volesse parlare del quotidiano, di come con quello esattamente stato, sì, però infatti se non se gli era piaciuto di più Fahrenheit 451, diciamo, sulla stessa distopia, robe così. Ma forse perché è un finale positivo, a differenza di... Però di per lui era molto depressione. Lobotomia, portami via. Fahrenheit era bello pesanduccio, comunque. Sì. Non vi confido questa cosa. Durante la lettura mi sono immaginato, in capo a me, un ipotetico libro che ambientato tipo tra qualche anno, dove appunto una situazione quasi del 1984... Aspetta le prossime Sì, no, era simpatico come cosa, perché si può rimettere quasi tutto nel mondo di oggi, cioè veramente gli animali molto bella, Francesco. Sì, sì, è grandissimo. Sto rispondendo a Francesco sulla chat. Sì. Per questo ci volevano i messaggi direttamente sullo schermo, era più... Noi stiamo su StreamYard, se tu metti, c'è il live comment sulla destra, clicchi e vedi tutti i commenti che scrivono live di là su Bender, no, metterli anche sullo schermo, capito, per questo. Lo facciamo, Bender. In realtà, se voi andate su, anche quando ci sarà la replica, viene replicata anche la chat in basso, quindi è una ridondanza, possiamo dire, però ok, non fa niente. No. Comunque, diciamo, poi il secondo libro che ho riletto, questo è un po' più impegnativo, perché la lettura è un po' più, come dire, un po' più corposa, proprio il libro, che è Fuoco e Sangue, che avevo letto due anni fa. Quello sui Targaryen? Non lo devo leggere, infatti. La prima parte, questa è la edizione bellissima, con le illustrazioni. Questa è la prima parte, e la seconda non uscirà mai. La seconda non uscirà mai, sì. E io questo l'ho comprata l'anno scorso, a novembre, perché il Mondadori l'ha fatto uscire questo libro 2 anni fa, senza la versione illustrata, che era quella base. Io ho voluto fare la furba, come suo solito, quindi io ho aspettato un anno, sapendo che avrebbe fatto uscire la versione illustrata, e ho fatto bene, perché a caso ho quella illustrata. E due considerazioni su questo libro: penso che Marti l'abbia scritto proprio per sbugiardare la serie TV, gli autori della serie TV, cioè proprio mi sembra... Tra l'altro lui ha parlato... Che cosa che tra l'altro hanno fatto da soli, vorrei... Sì, loro sono auto sbugiardati. Però sono quelle cose del tipo, può un drago andare oltre la barriera? No.
No. No. Cosa c'è a ovest di Westeros? Tre isolette. Cioè, con le domande che sembrano proprio dire con la serie. Io sono in contatto via WhatsApp con Martin e Federico. Magari con Lina e Antonio Federico, che hanno recuperato la stagione di tutta la serie di Game of Thrones durante la quarantena. E facciamo i commenti live. E quando sono arrivata la settima stagione, mi si sono riaperte ferite che non pensavo. A un certo punto ho cominciato a mandare audio di 10 minuti dove io spiegavo cosa c'era che non andava in quelle cazzo di puntate. Ti chiede che morti hanno fatto? Stanno a Sirmione, al momento Federico sta fermo per il lavoro perché hanno chiuso la ristorazione. Lina stava cercando lavoro, però ovviamente si è fermato tutto e mostrano un attimo così e stanno anche cercando casa perché pare che li vogliono sfrattare, però che bella situazione. Allora ragazzi, mi rivolgo al Toscano perché ha scritto che possiamo parlarne per ore. Una live dell'associazione, sono io che parlo per un'ora e mezza della stagione di Game of Thrones. Male, va bene, divertitevi. Comunque Tony, a casa c'ho mia madre che dice: Claudio, ma perché non mi fai vedere l'ottava stagione sul Rai 4? Ho risposto perché ti voglio bene, mamma. Se come la nonna di Scrubs non esiste. La nonna di Scrubs? Esatto. Perché hanno fatto la nona stagione? La nonna di Scrubs. No? La nonna ok, allora adesso ha senso. Comunque, no, signori, per me si è fatta ora perché devo andare. Perché sono le 11. Anche perché avete pagato solo per un'ora, sono da due ore, che cazzo. No, almeno hanno mai detto, ma io pensavo di arrivare fino a mezzanotte, massimo a luna, insomma. Vabbè, ma c'era Roberto che voleva entrare, fate entrare lui. Sì, lasciaci in pan e non ti faremo il versamento anche questa volta. Perfetto, a posto. No, il ban è 5. Perdona, ci avevamo preparato quattro domande, sono durate il doppio, scusaci, non pensavo. No, boh, figurati, non è un problema, però avevo detto che devo fare delle cose, cioè devo fare il palo a una rapina, posso dirlo? Però dai. La prossima volta che cominciamo, diciamo, ci dissociamo da qualsiasi cosa posso dire prendere. Indovinate di cosa siete complici adesso. Quello che vuoi, ci dissociamo completamente. Ragazzi, un bacione a tutti, grazie per l'opportunità. Grazie per ciò che mi voterete. Fattene che poi dico queste cose prima di chiudere. Tutto, ciao Tosci, ciao Toscano, ti voglio bene. Ciao anche Fox. Ciao. Ciao ragazzi. Per chiusura devo dire solo questa cosa. Sì, altri due minuti. Dicevo, mi hanno detto che diverse persone che il nome del canale è un po' bruttino così com'è, quindi accettiamo suggerimenti se qualcuno vuole cambiare il nome. Abbiamo un sondaggio su Elysium, sulla pagina Facebook. Sì, perché purtroppo parecchi nomi sono presi, quindi è meglio che mi dicano un'idea piuttosto che fare questo, c'è cioè una cosa un po' più vaga, perché poi vai a controllare e già preso, hai capito qual è il problema, Tony? Sì. Quindi è meglio che qualcuno dia un'idea un po' vaga, perché poi non potrò farlo probabilmente pari, perché quando pare il nome Elysium è utilizzato in una maniera... Sì, diciamo che è un nome che non così anonimo, diciamo così, dai. Sì, c'è gente che Elysium TV c'è la notizia che... Ecco, Elysium TV è un nome che c'è un tizio comune, come può essere tu, che tipo che fai il tuo account e per farti capire. Io posso anche Rai Elysium, però mi sa che andiamo a sbattere contro il copyright, quindi no. Rai Elysium, sembra la cosa di qualche setta, effettivamente alle sette ci hanno già parecchie volte associati, quindi non sarebbe un... Eli Divisium, una cosa del genere che faceva proprio abbastanza schifo, però. No, com'era? Elivisium, come avevo detto, Televisium. Televisium. Qua Televisium è bellissimo. Televideo. Quindi, vabbè, in ogni caso, vabbè, noi ringraziamo Salvo per essere stato qui. Grazie a voi, ragazzi.
ci passato il tempo in modo simpatico, insomma. Allora, ricordiamo anche che chiunque può partecipare alle, non solo alle, ma anche per portare i suoi contenuti suoi sulla, esatto, sulla piattaforma. Esatto, io ero indeciso se porre anche quest'altra cosa come sondaggio, ma penso che farò in maniera autonoma senza fare sondaggio, perché volevo fare una cosa, ma penso che la farò in maniera, e la farò e basta, me ne frega. Al massimo ne parliamo con i soci sabato prossimo. Sì. Ah, ovviamente sì, poi di queste cose ne parleremo in separata sede, in assemblea. Vabbè, queste cose, diciamo, lo streaming non interessa, diciamo. Vabbè, ragazzi, allora ci salutiamo. Grazie, Tony. Salutaci, Navigli. Eh sì, dopo la green screen vado a ballare. Quindi, a quanto pare, sui Navigli ci sono anche i treni, a quanto pare. Sì, i famosi treni dei Navigli. È il treno di Water 7, Tony. Esattamente, sì, è proprio quello. Ciao, Francesco, grazie, è stato con noi. Noi continueremo a stare. Sì, sicuramente. Ah, ospita ovviamente dei partner, diciamo così. Quando noi non siamo online, verrà ospitato uno dei nostri partner. Uno di questi è Francesco Toscano col suo canale Link for Carbon. Io ho messo quello, Francesco lo conosciamo di persona, perciò. Poi ho messo Diventi Nation, sono dei ragazzi che seguo che fanno roba di D&D. Intail, che fanno roba... Sì. Spiegano come si chiama varie cose sempre di Dungeons & Dragons, altri giochi di ruolo. Poi ho messo Nerds Caserta, il buon Manuel. Sì, perché ho visto che voleva fare delle live dirette per le sue cose di Magic, quindi okay. Male non fa. E poi ho messo una tizia che seguo io, che si chiama La Madre dei Draghi, che fa le letture di Allan Poe, e soprattutto, come il nome suggerisce, del Trono di Spade. Ovviamente. Che è una molto preparata, perché diciamo che è migliorata nel corso del tempo, perché all'inizio ricordo, faceva solo teorie, poi gli dissi: senti, ma in inglese ti piacerebbe anche leggere in inglese? Diciamo, sai, un'idea, adesso sai che fa? Adesso lo legge solo in inglese, il Trono di Spade, perché dice che in italiano fa schifo, cioè gliel'ho data io quasi. No, glielo data io sicuramente, però in un commento tanti anni fa glielo scrissi, mi disse: ah, sei una buona idea. Allora, Francesco suggerisce anche Barba Scura lo mettiamo, sì, però il fatto è che, cioè, Barba Scura l'associazione, purtroppo no, vorrei ostare il canale un po', cioè è vero che cioè, un po' più di nicchia, vorrei capire roba un po' più di nicchia, perché rispetto alla cosa associativa. Forse Intel è quello più seguito dei 5, credo, più anche di Diventi Nation, perché vedo che fa 500 persone in diretta. Dice racconti da GDR. Ah, non lo conosco, lo devo vedere, lo vedrò. Ok, grazie del consiglio, perché Barba Scura è troppo famoso. Pure il Trono del Muori, cioè, è troppo famoso, non vorrei appigliarmi a sta gente così troppo... Mi ci pare che... Sì. Proprio parassitaria come cosa di sì, Gloria Reflex. Vabbè, Tony, ciao, vi saluto anch'io, buona serata. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Gli altri host, ricordateceli comunque. Sì, infatti è una buona idea, se qualcuno ha da suggerire degli host, dei canali che segue, grazie. Ciao Francesco, ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte, non so cosa farete. Bye bye.